Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Santi imprenditori di Maurizio Schöpflin. Si è soliti pensare che i santi siano persone proiettate nell'aldilà, nella vita pura dello spirito, della fede, e questo è assolutamente certo ed è vero, però è anche vero che per una, diciamo strana, chiamiamola così, coincidenza, questi uomini e queste donne sono stati spesso capaci di realizzazioni pratiche incredibili, straordinarie. È un po' il percorso che cercheremo di seguire in queste puntate, vedere come personaggi, personalità che sono state dichiarate poi ufficialmente, ma questo poi in fondo può interessare anche meno, ma insomma, che sono state sì, dichiarate ufficialmente sante o beate dalla Chiesa Cattolica, hanno anche avuto delle capacità particolari nella concretezza della vita, cioè quello che noi a volte forse stenteremo un po' a credere, perché ripeto, siamo abituati a pensare che il santo sia soltanto proiettato nei cieli, nell'aldilà, nel rapporto con Dio, ma un rapporto che a volte sembrerebbe estranearlo dalla realtà. Invece non è così. Non è così, almeno non è stato così in molti casi. Per esempio, prendiamo il santo, uno tra i più celebri della storia appunto della Chiesa e della Santità, quel Benedetto da Norcia, che è stato considerato il fondatore del monachesimo occidentale e che è stato dichiarato patrono d'Europa. Si è soliti fissare la nascita di Benedetto nell'anno 480, per cui più di 1500 anni fa. Bene, Benedetto ce lo ricordiamo tutti come appunto l'uomo della solitudine prima e poi della vita cenobitica, cioè della vita comune. Ma se noi ripercorriamo alcuni passi della vita di Benedetto, ci accorgiamo di cose incredibili. Per esempio, quando quest'uomo decide di ritirarsi in isolamento, eccetera, poi le persone intorno scoprono che è una figura di grandi capacità e viene, per esempio, nella Valle della Niene, dove poi lui farà una parte importante della sua vita, viene chiamato a presiedere, lui accetta, una comunità di monaci. Questo già ci fa capire che quest'uomo era considerato anche una persona capace di azione, capace di guidare. Vedremo poi con chiarezza, per esempio, come la regola benedettina può essere considerata anche ispiratrice di una vita concretamente di successo, una vita valida anche da un punto di vista degli affari. Annuncio subito che sono stati addirittura pubblicati libri con titoli del tipo Fare affari con San Benedetto, un titolo volutamente, se vogliamo, provocatorio, ma per far capire. Allora, Benedetto viene subito chiamato a presiedere una comunità di monaci, poi ci sono alterne vicende e lui si ritira a Subiaco, dove fonda 12 piccoli monasteri. Ora, intendiamo, erano piccole cose probabilmente, certo, ma fondare 12 piccoli monasteri significa già avere una capacità di realizzazione che fa pensare anche che oltre alla dimensione squisitamente spirituale, profondamente interiore, quest'uomo avesse anche capacità, e poi lo sappiamo, la regola benedettina, il monachesimo benedettino avrà degli sviluppi straordinari anche sul piano strettamente storico nell'Europa del Medioevo. Proprio anche fin da questi primi passi Benedetto dimostra questa grande capacità. Poi lo vediamo muoversi, no? E quando per esempio va a Cassino, Monte Cassino, eccolo, elimina i resti pagani di un tempio che c'era e costruisce un nuovo monastero dedicando la chiesa a San Martino di Tours e un oratorio a San Giovanni Battista. Ora, anche qui, pensiamo cosa ha significato recuperare un'area, fondare e costruire un nuovo monastero. Siamo in epoca anche di non ci sono mezzi particolarmente evoluti per, ma questa dimostrazione, cioè, di una capacità fondativa, di una capacità realizzativa che appare fin dalle prime mosse di questo uomo, che tra l'altro, non dimentichiamo, predica per certi aspetti un distacco forte dal mondo, predica una uscita addirittura dalle questioni mondane, perché il monaco deve avere questo rapporto privilegiato con Dio, mostrare al mondo che è possibile una perfezione fuori dai canoni appunto classici e tradizionali dell'attività, dell'impegno. Ecco, però noi vediamo che questo ideale viene saldamente unito a una capacità
pratica che per esempio in Benedetto rifulge nel saper fondare monasteri, che non era poi una cosa di poco conto. She makes me lie down in green meadows. Sempre riprendendo il discorso di questa concretezza benedettina, non dimenticando che Benedetto vuole chiudersi per certi aspetti al mondo, creare se si vuole anche un mondo alternativo, quello del monastero. Il monastero è un luogo un po' chiuso al mondo, con una accentuazione della separazione del monaco dal mondo. Ecco, d'accordo, però nella creazione di questo ambiente Benedetto dà un esempio di notevole perizia di creatore, di fondatore, direi una capacità di impresa, se così potremmo dire. Per esempio, la regola benedettina, come tutti sanno, ha due cardini, il famoso ora et labora, preghiera e lavoro. Ecco, questo obbligo del lavoro, no? È veramente una dimensione interessantissima. La giornata deve essere segnata da quello che con espressione latina si chiama il labor manuum, cioè il lavoro delle mani, il lavoro pratico, il lavoro manuale. Ovvero, va bene la dimensione spirituale, va bene la preghiera, altro che una preghiera intensa, va bene la coltivazione profonda dell'interiorità, della dimensione della fede, della dimensione della preghiera. Però attenzione, dice Benedetto, dobbiamo anche non dimenticare che c'è da lavorare con le mani, da fare cose pratiche. E in questo senso anche quella che è stata riconosciuta come questa grande missione civilizzatrice del monachesimo benedettino passa anche di qui, passa anche da tutto quel lavoro dei campi, il lavoro culturale, la trascrizione, il lavoro nel monastero stesso. Erano monasteri tra l'altro grandi e perciò richiedevano una forte dose di attività per sorreggersi. Lo vedremo fra poco scorrendo un attimo la regola e certe norme contenute nella regola. Ecco, questi monasteri hanno bisogno anche di uomini che sanno lavorare e perciò che si sanno anche organizzare, e la organizzazione di un monastero, davvero oggi qualcuno dice se venisse presa a modello da certi manager, da certi imprenditori, potrebbe ancora oggi funzionare. Addirittura, no, è stata fatta un po' questa battuta, dice se capitasse di leggere un'offerta di lavoro per, e qui ecco le virgolette, un candidato che dovrebbe essere saggio e maturo nel comportamento, sobrio e non eccessivamente goloso, non orgoglioso né in grado di offendere chi che sia, non incline a causare problemi, è puntuale e non scialacquatore. Ecco, si ricordi che se qualcuno trova questa inserzione è stata tratta parola per parola dalla regola di San Benedetto, quando Benedetto fa l'identikit dell'abate, cioè di colui che deve guidare il monastero, e che effettivamente credo chiunque vorrebbe come amministratore delegato o come presidente di un ente pubblico privato, di una società, di un'impresa degli affari. Questa è la novità interessante che si apre di fronte a chi studia la figura di San Benedetto. E ora appunto, guardando più direttamente alla regola, vedremo che Benedetto accentua a questa dimensione, perché nella regola, che consta di oltre 70 capitoli, se è vero che ci sono molti capitoli dedicati ai primi, anche per esempio, non so, l'amore del silenzio, e poi l'ufficio divino nella notte, cioè come si prega nella notte, i salmi dell'ufficio notturno e ancora nelle domeniche, le lodi, eccetera, eccetera, ci sono una serie di capitoli molto importanti dedicati alla dimensione pratica, nella quale i monaci devono essere altrettanto capaci di vivere e che Benedetto fa osservare con grande attenzione. Ecco, dicevamo di alcuni capitoli della regola. Io ne cito soltanto alcuni titoli. Capitolo 22esimo, il dormitorio dei monaci. Capitolo 31esimo, il cellerario del monastero. Su questa figura del cellerario ci dovremmo soffermare. Il cellerario era colui che curava la dispensa, cosa estremamente seria e importante, pensate, in una realtà di molte persone, curava la dispensa e tutti gli interessi temporali della comunità, cioè era addetto alle questioni pratiche, l'abate sovrintendeva, guidava, comandava, eccetera. Il cellerario o celleraio era appunto questo monaco sul quale gravava una responsabilità grande, quella di poter gestire una comunità molto grande. Anzi, ci possiamo soffermare immediatamente, no? Magari a vedere che cosa si richiede. Per esempio, sentite
il primo punto che viene richiesto a questo monaco, come celleraio del monastero, dice Benedetto nella regola, si scelga un fratello saggio, maturo, sobrio, ecco, che non ecceda nel mangiare e non abbia un carattere superbo, turbolento, facile alle male parole, indolente e prodigo. Voglio dire, sì, certo, è il ritratto di un uomo del Vangelo, ma è, direi, soprattutto il ritratto di un uomo che fa funzionare una comunità, perché ovviamente se una persona fosse turbolenta, una persona fosse, avesse un linguaggio offensivo, fosse un vagabondo, un indolente, non solo non rispetta il Vangelo, ma voi capite perfettamente che non riuscirebbe neppure a far funzionare una comunità. Poi, ancora, tratti gli oggetti, ecco che cosa richiede Benedetto al cellerario, tratti gli oggetti e i beni del monastero con la reverenza dovuta ai vasi sacri dell'altare. Ora, i vasi sacri dell'altare sono quelle suppellettili sacre, il calice, la patena, eccetera, no? Con i quali il sacerdote celebra l'Eucaristia e che vanno trattati con la massima reverenza e con il massimo rispetto. Ora, Benedetto chiede al cellerario, cioè a questo monaco che ha in mano il polso pratico, concreto della vita del monastero quotidiano, c'è cioè da dare da mangiare a un sacco di persone, cioè da far funzionare il dormitorio, i lavori, eccetera, eccetera. Ora chiede a questo monaco Benedetto di trattare i beni e gli oggetti del monastero, pensate agli attrezzi, gli attrezzi agricoli, gli arnesi, eccetera, con la stessa reverenza che è dovuta a queste suppellettili sacre. Cioè, una persona che ha molto chiara, deve avere molto chiara, deve avere molto evidente a sé il rispetto, cioè l'importanza che hanno anche queste cose apparentemente di secondo piano. E qui c'è una mentalità decisamente imprenditoriale, c'è una mentalità decisamente pratica, cioè di un uomo che sì, chiede ai frati di pregare ora, ma anche di lavorare, lavora, e stai attento perché il tuo ambiente lo devi rispettare come rispetti le cose più sacre. E seguita, dopo aver detto di trattare gli oggetti e beni del monastero con la reverenza dovuta ai vasi sacri dell'altare, dice ancora al cellerario, a questa figura centrale del monastero, non tenga nulla in poco conto, cioè non consideri le cose quotidiane come fossero delle banalità, no? Non, nulla in poco conto, come si è o si era forse abituati, no? Nelle famiglie a stare attenti a tutto, cioè anche alle piccole cose, non sciupare niente, non danneggiare anche le piccole cose perché possono essere utili, perché quando una cosa si è rotta, si è sciupata, eccetera. Capite? È una mentalità profondamente, certo cristiana, imbevuta, ma è una mentalità profondamente umana, profondamente laica da un certo punto di vista, di rispetto delle cose, di attenzione, perché si dura fatica a produrle, perché si dura fatica ed è bene rispettare queste cose. E ancora, per esempio, qui la raccomandazione è di altro genere, dice si interessi, sempre il cellerario, solo delle incombenze che gli ha affidato l'abate, senza ingerirsi in quelle da cui l'ha escluso, cioè occupati di quello che devi fare, non mettere il naso, non mettere il becco in cose che non ti spettano. Sono evidentemente, come dire, sono nozioni del buonsenso, del senso comune, sono nozioni che si recuperano dalla cultura umana, dalla cultura antica e classica, però che Benedetto recuperi tutto questo ci dà anche proprio la misura della sua capacità concreta di guardare al monastero come una realtà anche che funziona come potrebbe funzionare una famiglia o un'azienda. Ci eravamo soffermati appunto su questa figura del cellerario nella regola benedettina, ma ce ne sono ancora. Per esempio, Benedetto si preoccupa profondamente, non so, di determinare la misura dei cibi da offrire ai monaci, il vino, quanto e come, l'orario dei pasti, cioè ecco, anche cose molto pratiche, molto concrete. E la regola di Benedetto, diciamo, brilla, sì, in quelle pagine fondamentali sui temi della preghiera, sulla liturgia, le grandi nozioni anche della spiritualità monastica, però brilla anche in queste semplici, ma basilari regole, basilari norme. Per esempio, al capitolo 35esimo la regola parla del servizio della cucina, cioè cose di grande semplicità, no? Che si apre con una esortazione molto profonda. Dice, i fratelli si servano a vicenda e nessuno sia dispensato dal servizio della cucina, se non per malattia o per un impegno di maggiore importanza, perché così si acquista un merito più grande, eccetera, eccetera. Cioè, certo, allora, la prima idea è questa, chi si occupa della cucina lo deve fare con lo spirito dell'umiltà, lo deve fare con lo spirito del servizio, che è tipico di chi ha scelto la vita monastica e vuol vivere alla luce del Vangelo. Però accanto a queste esortazioni di spessore spirituale che guardano alla dimensione
dello spirito con cui devono essere eseguite queste azioni quotidiane, ci sono anche una serie di prescrizioni molto concrete. Per esempio, un'ora prima del pranzo, sentite questa raccomandazione molto interessante, un'ora prima del pranzo ciascuno dei monaci di turno in cucina riceva, oltre la quantità di cibo stabilita per tutti, un po' di pane e di vino. Attenti, perché per poter poi all'ora del pranzo servire i propri fratelli senza lamentele né grave disagio. Cioè, c'è una profonda sapienza umana. Questi monaci che sono chiamati al servizio della cucina e che perciò saranno all'ora di mangiare, non potranno sedere alla mensa con tutti, non devono avere motivi né veri, autentici, concreti. Stomaco vuoto, si lavora male, stomaco vuoto si direbbe, no? Ma non devono avere nemmeno l'impressione di essere stati trascurati, eccetera. Allora, affinché non si lamentino, affinché non si sentano in difficoltà, vengano riforniti di pane e di vino prima del pranzo, prima del pasto, perché così quando serviranno tutti gli altri saranno tranquilli e a pancia piena, si direbbe, o perlomeno non completamente vuota, così che possano servire come? Senza lamentele, perché poi le lamentele ci sono anche tra gli uomini profondamente spirituali, perché l'uomo rimane uomo con la sua carnalità, con i suoi bisogni, senza lamentele, diamogli un po' di pane, un po' di vino prima, in modo che mangino un pochino prima, senza lamentele né grave disagio. Ecco, questa è la dimensione abbastanza importante, no? Fa capire come un uomo come Benedetto da Norcia è stato un uomo di grande spiritualità, ha fondato il monachesimo occidentale, con una capacità però anche di concretezza inspiegabile, cioè inspiegabile, spiegabilissima, ma quasi sorprendente, appunto, in una personalità che indiscutibilmente ha messo al primo piano la dimensione spirituale al primo posto, ma non le ha poi scisse queste due dimensioni. Non ha detto l'uomo è spirito, cioè l'uomo è questa interezza, ecco, questa integralità tipica poi della visione cristiana dell'uomo, e perciò è stato anche un grande organizzatore, ha dettato una regola che diventa addirittura, come ho detto all'inizio, potrebbe diventare il vademecum anche del buon imprenditore, tanto che qualche studioso oggi dice, beh, perché non proviamo, certo, con le dovute aggiustamenti, con le dovute revisioni, eccetera, non proviamo ad applicare certe norme della regola benedettina e vedremo forse che anche gli affari potrebbero riuscire bene. Ecco, questo è un po' un esempio, il primo grande esempio di santità, uno dei più grandi, dei più antichi, siamo, ripeto, Benedetto muore intorno al 560, ecco, uno dei primi grandi esempi, noi ne seguiremo molti altri, di santi e di uomini di Dio, però profondamente capaci di agire nella concretezza, fondare, produrre, realizzare. E questo lo vedremo a partire di nuovo da domani alle 8 della sera su Radio 2. Il santo di cui ci occupiamo questa sera è un portoghese di nascita. Portoghese. Nacque infatti nel 1495 in una località del Portogallo. È il santo fondatore dei Fate Bene Fratelli. Siamo nel 1495. Giovanni di Dio, perché questo è il nome con cui tutti lo conoscono, nasce in una località chiamata Monte Moro Novo del Portogallo, 1495. Ha una vita strana all'inizio, si arruola con le truppe, era una delle possibilità dei giovani dell'epoca, quella di fare il soldato, no? Però ha delle disavventure piuttosto gravi, addirittura sfugge alla condanna a morte perché non aveva rispettato una consegna, e all'epoca si veniva puniti in maniera molto pesante, una consegna da parte delle autorità militari. Poi di nuovo si riarruola, insomma, una vita di grande, cioè, confusione inizialmente, cioè con vicende drammatiche, partecipa alla costruzione di una fortezza militare a Ceuta, in Marocco, finché, ecco, 1539, a quasi 45 anni, 44-45 anni, ascolta una predica, la predica di Giovanni d'Avila, una figura di grande spessore spirituale. E lui stesso, Giovanni di Dio, dopo aver ascoltato quest'altro Giovanni di Avila, la celebre città spagnola, che poi di Santa Teresa, no? Cioè, ha una conversione immediata, ma una conversione veramente clamorosa, si mette a girare come un matto, viene considerato matto proprio per le strade di Granada, compiendo gesti inconsulti, eccetera, tanto che viene ricoverato in manicomio, matto. Questo ricovero ospedaliero sarà in qualche modo la svolta decisiva nella vita di Giovanni di Dio.
Perché dopo essere stato dimesso dall'ospedale, lui che c'era entrato perché questo sconvolgimento interiore aveva creato in lui davvero una tempesta nel suo animo e nella sua mente, dopo questa parentesi in un ospedale, si reca in pellegrinaggio a un santuario mariano e poi decide che la sua vita deve essere dedicata ai poveri e in particolare ai malati della città di Granada. Siamo nella Spagna, questa Spagna del Cinquecento, la conosciamo, ricca di fermenti, di problemi, ma anche di fermenti religiosi di grande intensità. E che cosa fa Giovanni? Prende in affitto l'atrio di un palazzo signorile. Ecco, vedete subito questa capacità pratica, no? Di cogliere anche la dimensione dei problemi. Cioè, se si vuol fare qualcosa bisogna cominciare anche dalle strutture. Allora, un atrio di un palazzo signorile e lo adatta a rifugio. Lo prende in affitto e lo adatta a rifugio, girando per la città a questuare con una grande sporta e due pentole. Ecco, questo rimane un po' nella vita di questo santo, questa dimensione, se volete, un po' da menestrello di Dio, no? Da matto della fede, no? Ecco, che potremmo dire. Però, intanto, ha costruito già il primo rifugio per i suoi poveri, l'atrio di un palazzo signorile preso in affitto nella città di Granada. Passato poco tempo, visto che questa cosa purtroppo da un certo punto di vista potremmo dire ha successo, perché purtroppo, perché significa che i poveri e i malati erano molto numerosi e in effetti Giovanni attrae intorno a sé questo portoghese che però sta lavorando, sta impegnandosi nel territorio spagnolo, attrae a sé tanti miseri, tanti malati. Che cosa accade? Che poco dopo, 1547, anzi prima del 1547 deve trasferire i suoi poveri in una casa più ampia, poi nel 1547 addirittura una terza sede ancora più grande dove lui perfeziona l'organizzazione assistenziale. Perché è questo il punto fondamentale, cioè quest'uomo, ricordiamoci sempre l'epoca, siamo nella prima metà del 1500. La malattia è ancora un mistero profondo con complicazioni psicologiche, umane, religiose, e ci sono tutta una serie di difficoltà a trattare il malato come si deve perché non ci sono nemmeno gli strumenti intellettuali e culturali per poterlo fare, ma insomma di fatto siamo in una condizione piuttosto drammatica. Ecco, Giovanni capisce che non basta dire poverino al malato, bisogna dare un'organizzazione nuova e forte alle strutture che possono curare il malato, non basta, diciamo così, il compatimento, la compassione, così, puramente sentimentale. E diventa in questo senso il punto di riferimento per la gente più umile ed emarginata. Ed è in questo momento che, su consiglio del vescovo di Granada, aggiunge al proprio nome la qualifica di Dio, no? E piano piano altri si accorgono di questa sua grande iniziativa e cominciano ad arrivare, prima i primi due discepoli, 1546, poi altri ancora. E ecco subito il senso dell'impresa, dell'ampliamento concreto dell'attività. Due anni più tardi, un ospedale a Toledo. Io ovviamente non sono uno specialista della geografia della Spagna, ma Granada e Toledo non sono vicinissime. Questo dimostra questa capacità di spostamento, di organizzazione, che permette a quest'uomo di fondare un ospedale lontano dalla città dove abitualmente era attivo e dove aveva già fondato cambiando di sede tre volte, sedi sempre più grandi. Certo, non saranno stati ospedali ipertecnologici ovviamente come quelli odierni, però era certamente un'epoca con difficoltà non piccole per poter fondare e realizzare cose del genere. Perché Giovanni di Dio, San Giovanni di Dio pensa che la sua opera di cura degli infermi, tra l'altro poi si occupava anche dei bambini abbandonati, delle donne in difficoltà, eccetera, non fu... Ecco, lui pensava che non bastasse la carità, infatti gli storici sono concordi nel dire che non fu la sua opera caratterizzata soltanto dall'ardore della carità, ma sorretta anche da una efficiente organizzazione. Questo è il punto. Per esempio, lui, diversamente dall'uso del suo tempo, divideva i malati a seconda delle infermità che presentavano, collocandone uno solo per ogni letto. Va bene, oggi ci potrà far sorridere questa cosa qui, dice, vabbè, è ovvio, dice, uno solo per letto, quanti ne volevi mettere? Bene, invece sappiamo che
ancora a quell'epoca c'era una promiscuità, c'era una disorganizzazione, ma non si sapeva neppure, per cui magari appunto i malati gravissimi e quelli meno gravi, addirittura in letti, nello stesso letto. Ecco, Giovanni capisce queste cose e sta molto attento. Ecco, allora, intanto, dividere i malati a seconda della gravità del morbo da cui sono afflitti, poi li colloca uno solo per ogni letto. Attenzione particolare al servizio infermieristico. La cosa interessantissima questa, ripeto, prima metà del Cinquecento, Spagna, attenzione di quest'uomo a creare ospedali dove il servizio infermieristico sia efficiente, pulizia del personale e del letto, aiuto al momento di prendere il cibo, presenza notturna, assistenza morale e spirituale. Questo Giovanni di Dio richiede al personale infermieristico. Vorrei tornare su quella dimensione dell'organizzazione infermieristica, no? Perché fa impressione che un uomo della prima metà del Cinquecento, un uomo spinto dall'ardore religioso, il che dimostra che era una forma di dedizione che non isolava dalla realtà, ecco, fa impressione che un uomo pensi, con quella mentalità, pensi a che cosa? Al fatto che all'ora di pranzo il malato deve essere aiutato a mangiare, perché non ce la fa da solo. Oppure la notte non si può lasciare una camerata, allora era così ovviamente, camerate grandi, non si può lasciare una camerata di malati senza un'assistenza. Nello stesso tempo non si può lasciare il malato senza un'assistenza morale e spirituale, non si può lasciare il malato in un letto sporco. Passi da gigante in una logica che allora non prevedeva tutte queste cose, ma è lo stesso uomo, c'è una curiosità per esempio nella sua vita, è lo stesso uomo questo Giovanni di Dio che addirittura salva da un incendio devastante e disastroso buona parte dell'ospedale reale di Granada. Siamo nel luglio del 1549, un anno prima che lui morisse, lui morirà nel 1550, appunto a 55 anni, un anno prima, è un uomo che addirittura si prodiga per salvare da un incendio l'ospedale, cioè non è gente che di fronte alla concretezza della vita dice ma io sto qui, si starà a vedere, no, no, come del resto aveva pensato all'organizzazione per assistere i malati, non semplicemente in termini, ripeto, di compassione, di carità, però puramente sentimentale, no, no, una carità che passa dalle lenzuola pulite, che passa dal cibo portato alla bocca con attenzione, che passa dall'assistenza notturna, c'è una carità concreta, che addirittura passa dal fatto che scoppia un incendio, ti butti nel fuoco, perché questo proprio si racconta che fece Giovanni di Dio, ti butti nel fuoco per salvare i malati e l'ospedale che sta bruciando. Ecco, era sicuramente animato da una fede profonda e però non venne mai meno, uomini come Giovanni di Dio non vennero mai meno a questa dimensione concreta, ecco. Scoppia un incendio, si spenge e si va a salvare la gente. Il malato non è soltanto uno da dire poverino, preghiamo per te, ma è uno a cui offrire con dignità i pasti, eccetera, eccetera. Giovanni morì nel 1550, non aveva preso lui alcuna iniziativa per avviare una fondazione religiosa, non aveva scritto nessuna regola, di lui abbiamo soltanto 6 lettere, limitandosi, lui si limitò ad esortare i suoi discepoli, ai quali forniva soprattutto il suo esempio personale, di un amore molto concreto, ecco, questo amore di Dio e del prossimo molto concreto, ricordatevi che era quello che aveva avuto questa gioventù un po' così turbolenta, strana, eccetera, era scampato a una condanna a morte all'ultimo momento, poi si era convertito, addirittura si direbbe oggi dando di matto, si è convertito, però un uomo che poi ha saputo incarnare una carità pratica, concreta, che realizza, che fonda ospedali, che li salva dagli incendi, che pensa al malato come a colui che va, sì, sostenuto spiritualmente, moralmente, ma anche come colui a cui, ripeto, devi dare assistenza concreta, farlo stare in un letto pulito e dargli da mangiare in maniera molto, molto educata, molto corretta. Questa è la dimensione, cioè uomini come San Giovanni di Dio che hanno vissuto senza contrasto la dimensione più squisitamente spirituale e quella più decisamente anche fisica, pratica, della carità che anche fa bene, perché il bene va fatto bene, qualcuno dice, ecco, questi hanno fatto bene il bene o hanno cercato di far bene il bene, ecco. Dicevamo che Giovanni non aveva lasciato niente di scritto, abbiamo solo 6 lettere
E solamente nel 1585 i suoi sistemi assistenziali e gli aspetti spirituali della sua iniziativa furono codificati in una regola. È interessante che questa codificazione, ripeto, non riguardò soltanto gli aspetti spirituali, ma anche i sistemi assistenziali, perché Giovanni era stato uno capace di fare cose pratiche, cose concrete e risolvere questioni di grande importanza anche sul piano proprio della vita quotidiana del malato, il malato, no? Per cui non basta accarezzare, ma va anche sostenuto, aiutato. Nei decenni successivi alla sua scomparsa il numero dei suoi discepoli crebbe rapidamente, così come quello delle fondazioni, ospedali sul modello di quello di Granada, e non solo in Spagna, è anche in Italia, ma anche nel Nuovo Mondo, nelle Filippine, eccetera. La comunità dei seguaci del santo, che verranno poi conosciuti con il nome notissimo dei Fate Bene Fratelli, no? Il nome Fate Bene Fratelli dal saluto, con cui Giovanni e i suoi discepoli erano soliti chiedere aiuto lungo le vie di Granada. Infatti il loro modo di chiedere aiuto era: fate bene, fratelli, per amore di Dio, a voi stessi. Fate bene a voi stessi, fratelli, aiutando gli altri fate bene a voi stessi. Allora, questa comunità prende il nome da questa implorazione che Giovanni e i suoi seguaci rivolgevano alla gente per ottenere quell'aiuto, quella carità che poi loro trasformavano in concretezza negli ospedali, eccetera. Questa comunità fu approvata inizialmente come congregazione dal Papa Pio V nel gennaio del 1571 e poi dal successore, da un altro Papa, Sisto V, nel 1586 come ordine ospedaliero. Poi addirittura Giovanni di Dio verrà beatificato nel 1630, diventerà santo, sarà dichiarato santo da Alessandro VIII, da Papa Alessandro VIII nel 1690. E poi è stato proclamato patrono degli ospedali e degli infermi insieme a San Camillo dell'Ellis, di cui tra l'altro ci dovremo occupare, perché c'è questa capacità concreta, imprenditoriale, la si nota molto in due categorie, se vogliamo, di uomini che poi la Chiesa ha riconosciuto, uomini e donne che la Chiesa poi ha riconosciuto come santi: quelli che si sono impegnati e occupati con i malati e dei malati, e quelli che si sono impegnati molto con i giovani. Perché queste due categorie di santi hanno prodotto anche opere molto concrete. Si pensa agli ospedali. Per lungo tempo gli ospedali hanno avuto alla loro origine iniziative di carità cristiana, hanno avuto alla loro origine uomini, donne che hanno lavorato per i malati, come del resto vedremo nel nostro percorso, io li ho un po' chiamati santi imprenditori, cioè i santi che hanno anche concretizzato opere molto pratiche, vedremo a questo percorso, vedremo per esempio come anche i santi, cioè questi uomini, si sono occupati della gioventù, perché c'era bisogno di creare strutture, cito un nome ora in anticipo, quello di San Giovanni Bosco, che poi racconteremo, cercheremo di raccontare. Ecco, tra i santi che si sono occupati dei malati in maniera molto concreta, dobbiamo non dimenticare questo Giovanni di Dio, portoghese, che si è impegnato in particolare a Granada e a Toledo, in Spagna. Lui nasce nel 1495 in Portogallo, muore nel 1550, una vita relativamente breve, per l'epoca una vita di normale durata, i 55 anni. Giovanni di Dio, che sicuramente è animato da una grande carità, ma da una carità che si è tradotta in ospedali, in prescrizioni concrete per l'assistenza del malato, per farlo vivere dignitosamente dal punto di vista igienico, dal punto di vista dell'assistenza spirituale, dal punto di vista della compagnia, eccetera. Questa è una mentalità molto interessante, una mentalità che noi seguiremo ancora a partire già di nuovo da domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Riprendendo il cammino sulla strada dei santi imprenditori, dei santi che hanno saputo creare realtà concrete e che hanno tradotto la fede, la carità in opere molto utili, l'utilità anche, riprendendo questa strada incontriamo, dopo San Giovanni di Dio, un altro santo che si è impegnato nel mondo della sofferenza fisica, cioè si è impegnato con i malati. Questa volta è un italiano, si chiama Camillo dell'Ellis. Siamo proprio nello stesso periodo all'incirca di San Giovanni di Dio, ovvero, con precisione, l'anno in cui muore San Giovanni di Dio, che è il 1550, è l'anno in cui a Bucchianico, vicino a Chieti, negli Abruzzi, nasce Camillo dell'Ellis. Siamo nel 1550 e siamo negli Abruzzi, che allora erano parte del Regno di Napoli, e Camillo eredita dal padre purtroppo una brutta abitudine, quella di giocare. E il gioco è una brutta bestia, si direbbe, infatti
perde moltissimo e perciò anche lui deve mettersi a trovare qualcosa per andare avanti, diventa soldato di ventura, e però tutto quello che guadagnava lo spendeva nel gioco, lo buttava nel gioco d'azzardo, arrivò ad impegnare la spada, il pugnale, la fiaschetta della polvere, il mantello e perfino la camicia. Come suol dirsi, si giocò anche la camicia, il San Camillo dell'Ellis si giocò la camicia. Se non che, come accade spesso nella vita di questi uomini, c'è un momento di svolta, quasi proprio una frattura radicale. Anche lui era stato soldato di ventura, giocatore, insomma. Nel 1575, intorno ai suoi 25 anni, Camillo ha una conversione straordinaria e radicale, no? Addirittura una cosa che avviene per strada, quasi un incontro come quello di San Paolo, e allora Camillo smette la sua vita dissipata e chiede di farsi frate cappuccino, ed entra nel noviziato cappuccino nei pressi di Campobasso, ma aveva una malattia, cioè una piaga a un piede, aveva una sofferenza di questo genere, aveva una piaga a un piede che già lo aveva costretto a ricoverarsi nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma. Questa piaga si era riaperta, deve uscire dal convento cappuccino, dove poi tenta di rientrare tra i cappuccini presso Tagliacozzo, ma questa malattia non lo lascia in pace, perciò non può rimanere tra i cappuccini, di nuovo un ricovero all'ospedale San Giacomo. E ecco la cosa interessante: questo terzo ricovero all'ospedale di San Giacomo, lungo ricovero, fa sì che quest'uomo nel 1584, cioè ha 34 anni, diventa il sovrintendente dell'ospedale, cioè entra come malato, ma si impone evidentemente per la sua capacità e diventa sovrintendente di questo ospedale. Nel 1584 poi lascia questa carica e viene ordinato sacerdote, anche perché si racconta che non era molto tenero con coloro che non stavano alle regole, cioè per esempio lui, che era un po', diciamo sì, il direttore generale di questo ospedale, non lesinava i rimproveri ai dirigenti per le carenze e per i vari illeciti. Davvero niente di nuovo sotto il sole, anche allora c'era questa doppia piaga, diciamo, no, dell'illecito, la corruzione, e c'era poi poco senso del dovere. Gli ospedali erano purtroppo anche allora, come è capitato un po' sempre, ma in tutti i luoghi, insomma, c'era questa dimensione dell'ingiustizia, della corruzione, eccetera. Perciò lui se ne va dall'ospedale e, dopo essere stato sovrintendente, diventa prete, e se ne va anche perché lo mandano via volentieri. Era uno che non lasciava passare troppo le cose, come magari altri avrebbero preferito. A proposito di questa sua esperienza, Camillo scriverà, dice: già che Dio non mi ha voluto cappuccino né in quello stato di penitenza, è segno dunque che mi vuole qui nel servizio di questi poveri suoi infermi. Aveva tentato due volte di diventare frate cappuccino, ricordiamo, no? Poi quella malattia al piede lo aveva portato in ospedale, dove era diventato sovrintendente, dove poi si era anche fatto prete, da cui era poi andato via anche spinto da chi non amava i suoi modi molto concreti e corretti di gestire l'ospedale. A lui dice: vuol dire che Dio mi ha voluto qui. Prima Dio e poi questa gamba impiegata, sono sempre sue parole, prima Dio e poi questa gamba impiegata hanno fondato questa religione, se no io sarei morto cappuccino. Ecco, io sarei stato un cappuccino, sarebbe stato contento di farsi frate cappuccino, però dice: ecco la provvidenza, Dio mi ha voluto, ma anche questa gamba impiegata, cioè questa malattia che non si risolveva, questa ferita purulenta che aveva al piede che non si risolveva. Quella piaga straordinaria, no? Straordinaria, che lo aveva quasi misteriosamente e miracolosamente riportato sempre in ospedale, dove lui, come racconta il suo biografo, aveva scoperto il valore e il dramma, il valore spirituale, il dramma della sofferenza, l'urgenza dell'assistenza dei malati, cioè l'esperienza dell'ospedale è di quelle che ti segnano, no? Credo che ognuno di noi abbia questa esperienza, che quando è stato in ospedale ne esce certamente sanato, specialmente quando le cose vanno tutto bene, però sono sempre situazioni che maturano. E in questo caso Camillo dice questo: ecco, io, Dio, questa malattia mi hanno condotto in ospedale e l'ospedale mi ha formato, mi ha educato. E perciò Camillo è il primo che vede che in quel momento c'è bisogno di una necessità estrema, più che un bisogno, una necessità estrema di una riforma dell'assistenza, no? Perché non mancavano magari strutture anche monumentali per curare i malati, come il Santo Spirito a Roma, voluto dalla Santa Sede, siamo già dal 1200, o la Ca Granda a Milano. Erano strutture sanitarie, ospedaliere di grande
imponenza, anche come edifici, come strutture. Le intenzioni erano buone, ma l'amministrazione dei beni dava ciclicamente luogo ad abusi e corruzioni, al solito, no? Grossi problemi, cioè erano grandi strutture dove giravano anche interessi economici notevoli e perciò venivano affossate spesso da persone corrotte. Abusi, corruzioni e, tra l'altro, anche dal punto di vista della qualità dell'assistenza c'era effettivamente molto, molto da rimettere in ordine. Nella seconda metà del Cinquecento l'ospedale Santo Spirito di Roma stava attraversando, per esempio, una delle sue crisi di identità che sembrano un po' ricorrenti nella storia degli ospedali. E il Camillo vede questo, ecco, cioè l'uomo che non solo, cioè certo ha una maturazione interiore, una conversione, alla fondo della quale c'è sempre un desiderio di Dio, un incontro spirituale con Cristo, eccetera. Però poi è gente che vede come stanno le cose. E questa cosa vede? Vede che l'ospedale non funziona. Vede che il Santo Spirito non funziona. C'è stato anche lui e vede che le cose non vanno come devono andare. E di qui parte per quella strada concreta di andare, cioè a fare cose molto pratiche per migliorare le condizioni dei malati. È una cosa molto interessante, no? È una cosa molto interessante. Per esempio, nel 1585 il rapporto di un visitatore apostolico riferisce che la grande corsia, 120 metri di lunghezza, 300 letti, addirittura 500 malati nei momenti di emergenza. Pensate cosa vuol dire un'enorme corsia di 120 metri con 500 persone malate. Siamo nella metà del 500. Mesi estivi, senza personale sufficiente. Addirittura il cambio di biancheria avveniva ogni 15 giorni. Vi potete immaginare le condizioni quali potevano essere di 500 persone d'estate a Roma, in un immenso stanzone di 120 metri di lunghezza, cosa potevano essere queste condizioni. Nessuno assisteva ai malati gravi all'ora dei pasti. Chi aveva la febbre altissima era abbandonato a se stesso. I pasti erano distribuiti così, senza un orario, alle ore più strane. E i medici si facevano vedere solo la mattina, presto presto, o la sera, dopo le sette di sera. Cioè, erano situazioni veramente drammatiche. La fede di Camillo dell'Ellis, gli fa vedere queste cose. Cioè, non, inutile dire, io sono un uomo, mi voglio fare addirittura frate, eccetera. Ma vedo queste cose, non possono risolverle, non possono non impegnarmi, spinto spiritualmente, ma non possono non impegnarmi bene a risolvere, perché quando a un malato gli vengono cambiate le lenzuola ogni 15 giorni, potete immaginare, lì non c'è tanto da vagare per aria, bisogna risolvere quel problema concreto. Camillo va al Santo Spirito a titolo volontario. Sappiamo che non era inesperto, aveva già lavorato al San Giacomo, a Roma sempre. Lui va al Santo Spirito, che tra l'altro era, oltre che in quelle condizioni che avevamo detto, di sovraffollamento, disinteresse da parte di tutti nei confronti dei poveri malati, eccetera, era poi anche purtroppo in preda a una delle classiche crisi cicliche, come si è detto, di corruzione, per cui abusi economici, eccetera. Allora, che cosa fa? Prima cosa, redige un corpo di regolamenti che poi inoltre alla Santa Sede per l'approvazione come istituto religioso. Il testo di questi regolamenti è diviso in due parti. La prima configura questa congregazione come deve essere secondo il diritto canonico. La seconda, invece, è molto originale. Attenzione, perché ha un titolo assai significativo. Ordini, ecco il titolo che dà San Camillo a questi regolamenti. La seconda parte, la prima riguarda il diritto canonico, come chiedere alla Santa Sede di riconoscere la sua congregazione. Ma il titolo della seconda è Ordini et modi che si hanno da tenere negli ospitali in servire gli poveri infermi. Cioè la seconda parte è come si deve assistere i malati, come devono essere assistiti i malati. Ecco, allora una prima parte spirituale, canonica, il diritto. La seconda parte, molto pratica, molto concreta. Al numero 27 di queste regole si legge: ognuno domandi gratia al Signore che gli dia un affetto materno verso il suo prossimo. A ciò, affinché, dice, no, possiamo servirli con ogni carità, così dell'anima come del corpo. Ecco la concretezza. Così dell'anima come del corpo. Perché desideriamo con la gratia di Dio servir a tutti gli infermi con quell'affetto che suol un'amorevole madre al suo unico figliuolo infermo. Quale deve essere l'atteggiamento di chi si incontra con i malati? Deve essere quello di una mamma.
Cosa fa una mamma per un bambino malato? Sta molto attenta a tutto, certo, alla dimensione, se volete, psicologica, spirituale, ma anche alla dimensione molto concreta. Si prepara il mangiare, si pulisce, si sta attenti alla febbre, si guarda con concretezza. E questo è quello che Camillo De Lellis intende fare con le sue regole. E ancora, per esempio, egli elenca tutta una serie di attitudini umane che l'infermiere deve far proprie, la diligenza. Al capitolo 39, introvarsi, questo italiano del XVI e XVII secolo, introvarsi quando gli medici fanno la visita, cioè essere lì, non mancare, l'infermiere non deve mancare quando il medico fa la visita, per poter poi cibarli allora, cioè al momento, e con gli cibi e con gli alimenti che avranno ordinato, et per pigliare informazione. Cioè, che deve fare l'infermiere? Quando passa il medico deve essere presente, in modo che quando il malato dovrà mangiare sappia a che ora e che cosa gli deve essere dato. E poi per pigliare informazione, perché come tutti sanno, una delle cose fondamentali dell'assistenza sanitaria è il saper parlare col malato o con chi si occupa del malato, cioè l'infermiere ha questo compito delicato, importantissimo. San Camillo lo vede, lo sa e lo raccomanda, compito delicato e importantissimo di informare il malato e chi gli sta vicino, per pigliare informazioni e in fargli magnare, nel rifare i letti, mutando, attenzione, lenzuola et camise, quando saranno molto brutte. Cioè, insomma, non si può tenere il malato sporco, no? Se il letto sarà brutto, si procuri di nettarlo, senza levarlo, cioè senza buttare fuori il malato dal letto, con diligentia di non travagliarlo. Cioè, di non puoi andare a rifare il letto trattando il malato come un sacco di patate, no? Un povero... Pensate, sembrano piccolezze, ma sono concretezza quotidiana di una grande struttura, qual è un ospedale? 1500. Mentalità concreta. Ecco, questa è importante. E si metta la diligentia possibile in aiutarlo a ben morire. Sembra una cosa da poco, ma aiutarlo a ben morire vuol dire, insomma, questa grande assistenza che segue il malato per tutto il cammino. Poi, tra l'altro, allora, specialmente negli ospedali, immagino, no, come possiamo ben immaginare, la mortalità altissima, perciò c'era bisogno anche di assistere il malato nell'ultimo momento. E questa è veramente un'altra delle grandi cose. Ripeto, non dimentichiamo che siamo nel XVI secolo. Oggi queste cose sono più, non dico realizzate perfettamente, perché forse proprio questo non lo possiamo dire, ma certamente noi le abbiamo più presenti come esigenze. Ma allora erano conquiste straordinarie che un uomo animato dalla fede vede con occhio concreto, con occhio molto attento alle necessità, ai bisogni concreti del malato. Non sembri strano che nel lessico di Camillo, di Camillo De Lellis, troviamo queste parole, appunto abbiamo detto diligenza, ma dobbiamo dire anche carità, e poi ancora piacevolezza, cioè buona grazia, amorevolezza, che vuol dire tempestività e comprensione, mansuetudine, rispetto, onore per la dimensione spirituale della vita, sì, ma anche nella concretezza di una situazione qual è quella dei malati. Il disinteresse, pensate che su questo punto gli ordini di Camillo sono perentori, severi, rigorosi. Anche perché lui aveva visto che intorno all'ospedale Santo Spirito ruotavano ambizioni e interessi notevoli. Come la sanità è sempre stato un punto molto serio, molto delicato anche da questo punto di vista. Per esempio la carica di commendatore, che era una carica importante, era molto ambita. Per il prestigio e le prebende, soldi, che comportava, le precedenze e i privilegi. C'erano addirittura, l'ospedale deteneva proprietà agricole. Perciò, insomma, era veramente un ambiente che andava tenuto rigorosamente a bada, si direbbe proprio rigorosamente a bada, perché soldi, interessi, potere, eccetera. Camillo scrive: perché le cure, maneggi delle cose temporali impediscono lo spirito et carità verso il prossimo, per questo, però, lui dice, però, ma vuol dire per questo, ognuno si guarderà di non lasciarsi indur da nessuno ad aver simili maneggi indetti ospitali, come sono maneggi di danari e d'altre robbe,
avere cura al governo della casa e te maneggiare entrate in ospitale. Cioè vuol dire, signori, chi cura i malati non deve avere le mani in pasta nelle questioni economiche, perché se no addio, si preoccupa, soldi, aiuti, prebende, privilegi, perciò deve lasciare queste cose qui. Ecco, tanto che lui qualche anno dopo, quando gli viene proposto dal Papa di essere lui il capo del Santo Spirito, lui non vuole. Il Papa era convinto e aveva probabilmente ragione di trovare in lui una persona adatta, onesta, assolutamente, ma lui non vuole questo, perché dice no, io rifiuto, non voglio appunto che si mescolino queste cariche, io voglio rimanere tra i malati, a insegnare come vanno serviti, a riformare l'ospedale partendo dal settore più difficile, quello della grande corsia, là dove, come abbiamo ricordato, si stipavano persino 500 malati in 120 metri, immaginate cosa sono 120 metri, ma 500 malati, una specie di bolgia infernale, no? Un girone infernale. Camillo aveva pensato di lavorare a Roma, eppure l'istituto si era andato consolidando ben presto, si è esteso in tutta la penisola. Ci sono una serie di notizie che fanno vedere come si espande, no? Come si espande. Per esempio nel 1588 egli assume il servizio degli ammalati all'ospedale degli incurabili di Napoli, con un noviziato e casa professa, arrivando in poco tempo a 100 religiosi. Pensate anche a questi numeri. Cioè cosa vuol dire capacità di tenere, di unire, di gestire, no? Con Napoli, 1588, in poco tempo 100 religiosi. Poi la Cagranda di Milano, 1594. Poi a Genova. Poi ancora, addirittura subito, i religiosi camigliani in Ungheria, al seguito del contingente nella guerra contro i turchi, nel 1596 a Bologna, nel 1599 Ferrara, Firenze, poi Palermo, Nola, Mantova, persino nella sua cittadina di Bucchianico, nel 1605. Per aprire queste fondazioni e per consolidarle e confermarle, Camillo divenne un viaggiatore d'eccezione. Anche questa è una cosa straordinaria. Epoche difficili per i viaggi, immaginate, eppure da una parte all'altra Camillo dell'Ellis si muove, corre per fondare, per organizzare, per sostenere, no? Egli percorse più volte l'Italia in tutte le direzioni, addirittura, no? Poi alla fine rinuncia a essere il generale e ottiene di far parte della comunità di Milano e di servire i malati nella Cagranda. Cioè non è che lui, una volta lasciato il massimo grado dell'ordine, 1607, si mette a fare chissà che cosa. No, vuole rimanere con i malati. E nei 5 mesi di permanenza a Milano redasse 71 regole, sentite come le chiamava, che si effettuano da nostri fratelli nell'ospitale maggiore di Milano per servire con ogni perfezione i poveri infermi, perché i poveri infermi si devono servire con ogni perfezione, cioè in maniera corretta, seria, appropriata, utile, non bastano le buone intenzioni. Pensate, aveva previsto addirittura Camillo che si pulisse la lingua dei malati, aiutare gli infermi a mangiare, a ripararli dal freddo, rinfrescare loro la bocca d'estate, la pulizia personale, la fedeltà ai turni, la diligenza, la premura, cioè la collaborazione col medico. Cioè guardate, mentalità modernissima, cioè che dimostra come anche in questo caso abbiamo incontrato la figura di un santo che dopo una vita anche inizialmente dissipata, si converte, vede la sofferenza, non fa un discorso puramente così consolatorio, ma dice qui, siccome le cose non vanno, gli ospedali sono inadatti e gestiti da persone incompetenti, alle quali non importa nulla dei malati veri, e che anzi stanno lì per interessi, bisogna riformare e fare una riforma concreta. Ecco cosa ha fatto per esempio Camillo dell'Ellis. Noi riprenderemo questo discorso dei santi che hanno agito nella concretezza domani, alle 8 della sera, sempre su Radio 2. La figura di cui mi occupo questa sera è, come dire, si presenta da sola, perché è la figura di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Dire il nome di Cottolengo è dire un po' il nome forse tra i più esplicativi, eloquenti della storia della carità e dell'impegno per i poveri nell'Occidente, in Italia, nella storia della Chiesa Cattolica. Il Cottolengo è un nome che da un certo punto di vista intimorisce, perché sappiamo che significa sofferenza davvero a volte quasi insopportabile, però è anche un nome che rasserena, perché fa pensare a chi questa sofferenza ha guardato con amore, con impegno, con realtà. E questo è il nome di una persona
Nata in una famiglia medio borghese, perché appunto di questo si trattava, primo di 12 figli, Giuseppe Agostino Benedetto Cottolengo nacque a Bra nel maggio del 1786. Abbiamo fatto così un salto di circa un secolo e mezzo, da Camillo de Lellis, uomo che vive tra il 5 e il 600, siamo ora a un uomo che vive tra il 700 e l'800, perché il Cottolengo morirà nel 1842. Allora, Cottolengo nasce appunto a Bra, abbiamo detto, nel 1786, una famiglia medio borghese, studia e manifesta ben presto la volontà di dedicarsi al sacerdozio. Trascorre una giovinezza, un'adolescenza abbastanza normale, anche se, diciamo, è un po' il ciclone napoleonico che ne condiziona la storia del suo tempo e anche i rapporti con la Chiesa. Comunque, il Cottolengo diventa prete, diventa sacerdote nel 1811 nella cappella del seminario di Torino. Nel 1812, cioè un anno, il 6 novembre esattamente, era stato consacrato prete nel giugno dell'11, nel novembre del 12 viene nominato vicecurato, viceparroco, diciamo così, della parrocchia di Corneliano d'Alba, siamo in Piemonte appunto, nella zona di Alba, dove trascorre circa un anno. E qui si fa strada in lui già quella sensibilità che poi sarà la sensibilità che dominerà il suo animo per tutta la vita, ovvero una predilezione, una sensibilità particolare, una predilezione per le attività sociali e caritative. Vorrei far notare anche qui che non era un'epoca ancora di sensibilità, di attenzione particolare nei confronti dei poveri, dei malati, degli indigenti, degli handicappati, di coloro che avevano dei bisogni particolari. Invece il nostro Cottolengo, già da giovane prete, a circa 25-26 anni, sente questa forte predilezione per le attività sociali e caritative. Anche se poi non disdegna di studiare, consegue una laurea in teologia nel 1816, perciò lui è anche un uomo dai fondamenti culturali piuttosto importanti. Nel 1818 viene accolto nella congregazione dei preti teologi del Corpus Domini di Torino, era un gruppo di sacerdoti all'interno del quale egli viene accolto, e così lui si dedica a una attività di predicazione. Fu anche un buon predicatore di vaglia, un predicatore sinceramente, seriamente importante. Non dimentichiamo che però in lui covava, no? Per così dire, questo spirito caritativo, sociale, di attività in favore di chi soffre. A un certo punto nella sua vita una tappa fondamentale. In un biennio compreso tra 1825 e 1827 lui vive una profonda crisi interiore, riflette sul tema della punizione eterna, la volontà di reimpostare la propria esistenza cristianamente. Ecco, piano piano il Cottolengo si stacca dagli interessi materiali e comincia una fase di meditazione, di ascesi, per darsi una più forte, più profonda spiritualità. Era già un prete, come dire, sicuramente di valore, era già un prete colto, aveva conseguito la laurea in teologia, aveva già dimostrato una predilezione per le attività caritative, ma ora approfondisce ulteriormente la propria identità sacerdotale e la propria identità cristiana. Questa crisi interiore del Cottolengo sfocia sicuramente da una parte in una intensificazione delle pratiche contemplative. Questo lo potremmo dire di tutte queste figure, l'abbiamo detto all'inizio per San Benedetto, ma lo potremmo dire poi per tutte. Ce ne dà l'occasione di nuovo il Cottolengo, cioè contemplare e agire, ecco un po' questa duplice dimensione della vita di santità, della santità di questi uomini che però hanno poi avuto, e di queste donne che poi hanno avuto però questa particolare capacità di tradurre in attività, in strutture il loro impegno pratico. Ecco, non è stato soltanto un fatto così sentimentale o peggio ancora velleitario, no, c'è stata proprio una capacità, però non si può dimenticare che è andata sempre unita alla dimensione della spiritualità. Allora, anche il Cottolengo, crisi positiva, interiore, positiva, costruttiva, che lo spinge a rifondare la propria identità cristiana e sacerdotale. Attraverso che cosa? Una rinnovata forza contemplativa, la preghiera, ma ecco l'aggiunta che egli sente, l'aveva già avvertita nella propria vita, ora la sente in maniera ancora più netta, desiderio di una totale dedizione ai poveri,
agli infermi, agli emarginati. Cioè i temi sociali, la dimensione sociale per lui è lo sbocco naturale di questa nuova stagione che si apre nella sua vita dopo questa crisi profonda, ma anche molto salutare. Tra l'altro l'incontro con una donna, madre di 5 figli, Giovanna Maria Gonnet, una francese, lei si ammalò di tubercolosi e gli fu rifiutato il ricovero sia all'ospedale San Giovanni in quanto gestante sia della maternità a causa della sua particolare patologia, tubercolosi molto, molto contagiosa. Ecco, Cottolengo rimane molto colpito, rifiuta di prestare assistenza alla donna e la vista delle sue atroci sofferenze impressionano quest'uomo, Giuseppe Benedetto Cottolengo, e gli permettono di percepire in maniera limpida, definitiva, quale sarà la propria vocazione. Ecco, bisogna darsi a queste persone. Grazie a un prestito del Monte di Pietà, grazie al patrocinio della congregazione, nel cui ambito lui era stato accolto, vi ricordate, eccetera, e al contributo di conoscenti e amici, che cosa fa Cottolengo? Realizza quella che gli studiosi della sua vita, della sua opera, hanno chiamato l'intuizione del 2 settembre 1827, ovvero la creazione di uno spazio situato in uno stabile detto della Volta Rossa, prospiciente la chiesa del Corpus Domini, nella quale accogliere ogni genere di malati rifiutati. Questa donna, madre di 5 figli, che era stata cacciata dagli ospedali, non accolta negli ospedali perché malata di tubercolosi, apre di nuovo questo orizzonte immenso di fronte al Cottolengo, l'orizzonte di coloro che vengono rifiutati, che non hanno la possibilità di essere accolti, di essere curati. Una struttura per il momento molto modesta, sono 2 locali, 4 letti, attrezzature mediche limitatissime, però cominciano i primi volontari a cooperare, alcune aspiranti suore che lavorano con lui, qualche laico stipendiato, ecco le basi su cui Giuseppe Benedetto Cottolengo fonda e costruisce quello che sarà il futuro ospedaletto della Volta Rossa e segnano l'inizio di tutto quell'impegno sociale del Cottolengo che, come ho detto inizialmente, è sinonimo di carità per coloro che vengono rifiutati da tutti. Come spesso accade, le cose non vanno sempre bene, o perlomeno le cose vanno bene dopo che sono passate dal crogiuolo, chiameremo, della sofferenza, della difficoltà. Infatti, nel 1831, alcuni casi di colera fanno sì che il governo piemontese decida di chiudere. Il 19 settembre arriva una lettera del ministro degli interni che chiede la chiusura, notifica, anzi, il provvedimento di chiusura di questo centro, anche se il governo dice di essere disponibile al trasferimento di questo medesimo centro in una sede più idonea. Il colera faceva paura, insomma, la questione non è semplice. Cottolengo si trovava un po' con le spalle al muro. Però in questi mesi di forzata chiusura, perché a un certo punto viene chiusa la struttura di questa Volta Rossa, no? Che abbiamo detto è stata l'embrione di quello che poi sarà tutto il Cottolengo, in questi mesi il Cottolengo non si ferma. Ecco qui che viene avanti un'altra delle classiche situazioni di questi uomini, cioè una fiducia totale nella provvidenza, una percezione chiarissima della propria missione di carità, ecco, a cui era stato designato. E infatti che cosa fa il Cottolengo? Individua nella zona di Valdocco, Torino, tra l'altro che poi diventerà famosa anche per i salesiani, il sito ideale per l'insediamento di una nuova struttura. Recuperò dunque il Cottolengo un primo edificio e vi costituì la piccola casa della Divina Provvidenza. Siamo nell'aprile del 1832, egli ha 46 anni, essendo nato nel 1786. A 46 anni nasce la piccola casa della Divina Provvidenza, un nome che nella storia della carità è già una garanzia ed è una storia a sé, il Cottolengo. Basta dire il Cottolengo, ripeto, per essere attraversati da sentimenti contrastanti, di timore, di sofferenza, di preoccupazione, ma anche di gioia e di riconoscenza e di ammirazione. Su questo nucleo iniziale, 1832, piccola casa della Divina Provvidenza, Valdocco, Torino, su questo nucleo iniziale, egli attuò successivamente, grazie a spazi fisici relativamente liberi e alla possibilità di costruire senza la necessità di attenersi a rigidi schemi di un piano regolatore, una notevole espansione edilizia. Ecco, qui subito emerge questa capacità di questi uomini che nell'aiutare gli altri addirittura, cioè già in una situazione perciò di disastro, perché tu devi aiutare il malato, l'handicappato, il sofferente, eppure hai la capacità di gestire e di creare strutture, in quel caso murarie, edifici, e una notevole espansione edilizia. E quello che colpisce è che il Cottolengo dice non esistono preclusioni
per l'assunzione e per la ospitalità in quella casa. Poveri, malati, emarginati, tutti potevano arrivare, tutti potevano entrare, tutti potevano trovare una parola buona, perché si tende al ripristino della salute fisica, la guarigione, ma anche a quella che forse è una guarigione ancora più difficile da ottenere, quella interiore, e perciò il sostegno morale e religioso. Questo è sicuramente, anche qui, la dimensione duplice, no? Come nella vita di questi uomini la contemplazione poi si trasforma in azione concreta, pratica, così la loro carità guarda alle due importanti dimensioni che poi ne fanno una sola, fanno l'unità della persona umana, che è carne e spirito, che è l'integrale persona umana, no? Nella quale non si può distinguere in maniera così il malato. Il malato ha sicuramente bisogno della guarigione fisica, ma ha anche tanto bisogno di guarigione interiore. Il sofferente ha tanto bisogno di guarigione fisica, ma ha tanto bisogno di guarigione dell'anima, del cuore, no? Della propria interiorità. E il Cottolengo questo lo sente molto bene. L'opera, che comincia ad avvalersi del contributo di molti volontari, delle suore, segnò uno sviluppo rigoglioso. Ecco, a volte è impressionante, non ci possiamo soffermare su tutte queste particolarità, ma è impressionante lo sviluppo che queste fondazioni hanno in brevissimo tempo, dal punto di vista edilizio, dal punto di vista delle strutture, uno sviluppo rigoglioso. In meno di 12 mesi, cioè in meno di un anno, attraverso la successiva acquisizione di nuovi locali, essa ampliò la propria capacità, questa struttura, la famosa piccola casa, lo ripeto volentieri perché è un nome che ha una storia importante, una storia grande, la piccola casa della Divina Provvidenza, ampliò la propria capacità ricettiva da 5 a 150 posti letto e il governo stesso dette il riconoscimento giuridico e legale a questa struttura. Ciò garantì alla casa una sufficiente stabilità di gestione, oltre al sostegno e alla personale simpatia della famiglia reale. Qui sarebbe un discorso interessante da fare sulla questione del rapporto tra iniziativa religiosa, laicità e governo. Ci limitiamo a ricordare questo, che la stessa famiglia reale di Savoia, siamo intorno al 1830, guarda con grande simpatia all'opera di questo prete di Bra, che sta accogliendo con successo, anche con grande capacità, i malati, gli emarginati, quelli di cui nessuno può sentir parlare. Nell'agosto del 1833, non è tanto, ricordatevi, un anno e mezzo poco più che è stata fondata, perché era nata nell'aprile del 32, la struttura comprendeva già un'infermeria e un asilo per fanciulli. Nel novembre del 34, l'anno successivo, inaugurato l'ospedale San Vincenzo, determinante in proposito il finanziamento dei fratelli Farinelli, dei benefattori, che concessero agli ospiti del centro l'uso gratuito dell'annessa cappella e dotarono il nosocomio di moderne attrezzature. Ecco, questo è molto interessante. Per esempio, il Cottolengo non preordinò mai le varie attività assistenziali, ma decideva di volta in volta perché tutto quello che capitava doveva essere affrontato. Per esempio, 1833, capisce che bisogna creare qualcosa per i numerosi adolescenti privi di assistenza e di istruzione che da alcuni mesi venivano accolti nella casa. Cioè, questi ragazzi che magari erano semplicemente soli, Cottolengo si pone il problema: che ne faccio dopo? Li posso buttare in mezzo della strada? No. E allora, attraverso una istituzione cristiana, detta la famiglia dei Fratini, decise di offrire ad essi la possibilità di imparare un mestiere e di accedere in futuro a una congregazione religiosa. Vedete, c'è la mentalità anche molto concreta, molto pratica. Questi sono arrivati qui, sono malati, magari sono stati guariti, oppure sono semplicemente soli, non hanno famiglia, sono stati abbandonati, sono orfani. Ma non basta dire ora ti curo, se poi non riesci anche a dargli una prospettiva. E lui la prospettiva gliela dà, addirittura un mestiere, cose per l'epoca molto molto importanti e significative, un mestiere e poi la possibilità di accedere anche a una famiglia religiosa qualora avessero voluto, no? E ancora, 1834, creazione di un ricovero scuola per sordomuti. Ora questa è una definizione, noi la diamo così, no? 1834, creazione di un ricovero scuola per sordomuti. Ma se dietro a queste realtà non ci fosse stato l'anima, ma anche la mente, il cervello, le capacità di uomini, in questo caso il Cottolengo, ma
anche accanto a lui altri, ma sicuramente da lui ispirati, che sanno gestire, che sanno costruire, che sanno realizzare, che non si fermano all'aspetto puramente caritativo nel senso deleterio, o diciamo più che deleterio nel senso così più annacquato del termine. È una carità fattiva quella di questi uomini, di fronte ai quali non si può che rimanere a bocca aperta per la grandezza del cuore, ma anche per la grandezza della mente. 1834, un centro di accoglienza per orfani. No, per sordomuti, scusate. Poi un centro di accoglienza per orfani. Poi delle strutture attrezzate per la cura e l'assistenza degli invalidi. E addirittura poi nel 1835 una struttura per l'assistenza di malati psichici. Qui bisogna fare una piccola fermata, una piccola precisazione. La malattia mentale, la malattia psichica ha sempre creato una devastazione non soltanto in chi la soffre, ma anche in coloro che, e poi è sempre stata motivo di scandalo, di problema, no? Di difficoltà enormi per i parenti, per chi deve stare intorno, per chi ne soffre, eccetera. Perciò pensate anche questo, che preveggenza, che concretezza, ma anche che preveggenza da parte del Cottolengo di aprire una casa per malati psichici. 1835. Nella casa gli ospiti erano chiamati a riconoscere la carità cristiana di cui erano soggetto e a prestare, compatibilmente con le proprie condizioni, un contributo attivo alla costruzione di un luogo migliore. Cioè, molto bella questa responsabilizzazione. Io ti accolgo, tu sei contento, io ti chiedo anche di partecipare a un miglioramento di quella struttura che ti ha accolto. È un pensiero pedagogicamente, ma anche concretamente, molto costruttivo. Cioè tu stesso diventi protagonista di questo luogo dove sei stato accolto, dove sei stato ospitato e per il quale ti impegni affinché trovi un miglioramento, una rispondenza maggiore a queste esigenze, che sono esigenze di carità che tu stesso hai conosciuto. Guardate, è uno spirito anticipatore ed è uno spirito molto profetico, no? Di corresponsabilità, molto interessante. Ed è un po' una delle intuizioni chiave che ebbe San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nel triennio 1837-39, pensate, che cosa viene creato? Una panetteria, una macelleria interna, interessante queste cose, cioè la carità che si fa pratica, pane, carne, una macelleria interna, era il Cottolengo, era la casa del Cottolengo, cioè la casa inaugurata da lui, era diventata una sorta di cittadella autonoma. In soli 8 anni di attività avevano ricevuto le cure 6.596 persone, mentre nel 1841 gli ospiti erano 1.300. Allora il piccolo, giovane, canonico, il prete di Bra era riuscito in questo miracolo della concretezza, panetteria, macelleria, accoglienza per tutti. Ecco, questa è anche una notizia piccola se volete, ma che illumina molto sullo spirito di questi santi imprenditori, che fanno la carità anche attraverso la concretezza e la abilità organizzativa. Ne continueremo a parlare domani su Radio 2, sempre alle 8 della sera. Se l'ultimo nome che abbiamo fatto, quello di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, era di per sé esplicativo e già in quel nome era contenuta la storia della carità più profonda, operativa, però anche concreta nei confronti dei più emarginati della società, ripeto, un nome che evoca sentimenti di dramma e di tragedia, ma anche un nome che evoca sentimenti di serenità, di pace, di amore, di accoglienza, di carità. Il nome che evochiamo questa volta, qui in questa occasione, in questa puntata, è di per sé già anch'esso un programma, ed è il nome di Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco significa educazione, significa mondo dei giovani, ma come vedremo significa anche operatività concreta, capacità imprenditoriale. Questo tra l'altro in San Giovanni Bosco è stato riconosciuto unanimemente dagli studiosi, cioè questo uomo che sa mescolare quasi miracolosamente la perfezione, lo spirito della provvidenza con le capacità imprenditoriali, con le capacità organizzative e risolutive, direi quasi del manager, dell'uomo d'affari. Beh, veniamo un po' alla concretezza della vita. San Giovanni Bosco nasce, come è noto, vicino a Castelnuovo d'Asti, in Piemonte, nel 1815. La madre Margherita Occhiena, una figura di grande prestigio, il figlio ricorderà sempre questa mamma, questa madre che poi gli sarà sempre vicino. E Giovanni
Appena tredicenne viene collocato come garzone presso una famiglia di coltivatori. Ecco l'esperienza anche concreta, cioè un uomo che comincia subito a fare esperienza concreta, quella del lavoro, fin da bambino, come tra l'altro era tradizione del tempo, non è che i ragazzi potessero avere un'infanzia molto lunga e molto spensierata. Allora, presso una famiglia di coltivatori, piano piano egli però comincia a sentir maturare dentro di sé la vocazione sacerdotale e nel 1835 entra nel seminario diocesano torinese che era stato aperto a Chieri appena poco tempo prima, pochi anni prima, per compiere gli studi di filosofia e di teologia. A 20 anni entra in seminario e nel 1841, a 26 anni, il giovane Giovanni Bosco diventa prete per imposizione delle mani del vescovo, dell'arcivescovo torinese Luigi Fransoni, nella chiesa dell'arcivescovado di Torino. E dal novembre del 41, 1841, all'ottobre del 1844 fu allievo del convitto ecclesiastico torinese e prese parte alle conferenze pratiche di teologia morale tenute da uomini, uno di questi è il Cafasso, altra grande figura di questo cristianesimo piemontese. Noi ricorderemo presto anche un'altra figura, quella di Leonardo Murialdo. Ecco, cristianesimo piemontese molto attivo in questi anni, abbiamo detto del Cottolengo, diciamo di Giovanni Bosco. Ecco, fu un momento importante per lui. Ed è lo stesso Cafasso che accompagna, Don Cafasso, che accompagna il giovane prete in un tirocinio pastorale, niente meno che nelle carceri cittadine, predicando, nella predicazione, insegnando a predicare, impartendo l'istruzione catechistica a giovani gravitanti sul convitto. Ecco, cioè, voglio dire, comincia questa attività di predicazione, di catechesi, viene indirizzato verso situazioni di bisogno, quali possono essere le carceri. Un incarico importante sarà quello di aiutante cappellano presso il rifugio e l'ospedaletto di Santa Filomena, due opere assistenziali femminili fondate e sostenute economicamente da Giulia Colbert, vedova del marchese Tancredi Falletti di Barolo. C'era una notevole fermento spirituale, religioso, caritativo in questo Piemonte ottocentesco, peraltro anche attraversato da tensioni, no, politiche, culturali, la laicità, il liberalismo, l'epoca moderna, le guerre di indipendenza di lì a poco, insomma. E Giovanni Bosco, il Don Giovanni Bosco, il giovane prete, Don Bosco, ecco, comincia a fare queste esperienze. E la sua stanza diventa da ritrovo. Ci sono dei ragazzi che cominciano a conoscerlo, trovano che questo catechismo li attrae, li interessa, e la stanza di Don Bosco diventa il ritrovo. E così lui ha una prima intuizione, che poi sarà fondamentale per tutta la sua vita. E gli diede il nome a questi incontri: Oratorio di San Francesco di Sales, cioè il santo della dolcezza, della conquista della fede cattolica, lo ricordiamo, San Francesco di Sales, no? Questa spiritualità rasserenante, e lui dà a questi incontri appunto il nome di Oratorio di San Francesco di Sales. In concreto, la denominazione di oratorio e il tipo di attività avevano come modello e stimolo l'oratorio dell'Angelo Custode, che già nel 1840 era stato avviato da un giovane prete originario del Canavese, tale Don Giovanni Cocchi, tra i ragazzi marginali della parrocchia dell'Annunziata, nel borgo torinese di Vanchiglia e nella zona più degradata e malfamata di Torino, chiamata il Moschino. Per cui Don Bosco stava vedendo che c'era questa necessità, un prete aveva già battuto questa strada importante. L'iniziativa di Don Bosco e la presenza di ragazzi chiassosi al rifugio all'ospedaletto un po' disturbavano, e perciò alla fine Don Bosco deve cercare una sede altrove. Vedete come questo impasto interessantissimo, interessante, questo impasto di ispirazione profonda, di ispirazione spirituale, religiosa, e poi anche concretezza. A un certo punto i ragazzi fanno confusione, bisogna trovare una sede nuova. E così, con la comitiva di ragazzi che lo raggiungevano nei giorni festivi, si spostò dove poté: al cimitero di San Pietro in Vincoli, ai mulini municipali a Borgodora, qua e là, presso qualche chiesa. E poi finalmente, perché questo è un punto cruciale della storia dei Salesiani e di Don Bosco, poi finalmente a nord-ovest della città, sui prati periferici e degradanti di Valdocco. Allora,
allora siamo su questi prati periferici degradanti di Valdocco, dove sussidiato, aiutato da Cafasso, che cosa fa? Prende in affitto una tettoia. Piccole cose, ma pensate subito all'idea di una tettoia, perché è chiaro che se piove, se è tempaccio, bisogna avere questo aiuto di un luogo dove i ragazzi possano ripararsi. È sempre sostenuto, cioè, ecco che allora lui mantiene attivo l'oratorio, nonostante che si sia dovuto trasferire, e però la popolazione giovanile non mancava. Andavano da Don Bosco, così si usò dire, i ragazzi marginali di Borgodora, bambini e adolescenti che frequentavano le scuole elementari cittadine, ragazzi e giovanotti stagionali, eccetera. Andavano da Don Bosco. La gente diceva così, vanno da Don Bosco. Si era già conquistato, questa poi sarà la sua, uno dei suoi carismi chiave, no? Questa capacità di legarsi ai giovani, di parlare con loro, di comprenderli, di capirli. C'è tutta una questione importantissima della pedagogia salesiana, della pedagogia di Don Bosco, che noi non affronteremo in maniera particolare, ma certo non riusciremo a capire questo straordinario successo di quest'uomo se non facessimo attenzione anche a questa sua capacità di dialogare con i giovani, di stare in contatto con loro, di avere anche una pedagogia molto interessante, molto importante. Però quello che è veramente da notare, ecco, questa capacità subito di destreggiarsi nelle questioni concrete, nelle questioni particolari. Si trova una sede, si trova una tettoia, ci si organizza. Certo, se non ci fosse stato dietro questo desiderio, questa vocazione, questo afflato, questo ardore, non si sarebbe fatto niente. Ma anche un ardore che poi non sa diventare concreto, non si sa concretizzare, non sa realizzarsi, rimane una forma velleitaria, bella se si vuole, molto appassionante, ma non... E invece i giovani vengono, e perciò cosa accade? Che Don Bosco nel 47 fonda nella zona di Porta Nuova un secondo oratorio, che viene intitolato a San Luigi Gonzaga. Cioè, ecco, subito l'idea di fondare, di costruire, di mettere in piedi, di realizzare, di organizzare, perché, per esempio, nella carità nei confronti dei giovani devi avere anche strutture, devi avere anche luoghi, devi avere anche spazi, come per certi altri aspetti, seppur diversi, abbiamo visto per i santi dei malati, ecco, come dicevo a un certo punto, per i santi dei giovani sarà la medesima necessità, avere strutture, avere spazi. Naturalmente strutture, spazi, dunque ci vogliono soldi, e Don Bosco in questo senso era una calamita, si potrebbe dire, per attirarli i soldi, forse perché appunto non li usava per sé, e infatti la beneficenza cittadina intorno a lui cresce, il popolo torinese vede i risultati nonostante tutte le difficoltà e lo assiste, lo aiuta, e perciò in quegli anni egli poteva acquistare edifici, terreni, così da programmare ulteriori sviluppi edilizi. Don Bosco è stato veramente un impresario anche, diciamolo pure, vogliamo dire un santo impresario, un impresario santo, diciamolo pure, non è questo che ci interessa notare come questa capacità c'è. Nell'attività degli oratori giovanili, poi lui ne aggiunge ancora sempre di più, no? Cioè, quest'idea di far crescere, no? Per esempio quella dell'idea di scrivere un giornale, la stampa, i libri, perciò ecco questa la collezione dei buoni libri, molto importante, no? Ecco, Don Bosco dà inizio alle letture cattoliche 1853, cioè l'idea che accanto a strutture come le case, come gli oratori, come i luoghi di svago, di ricreazione, eccetera, sia molto necessario anche avere spazi, diciamo, di creazione intellettuale. Letture cattoliche, una pubblicazione quindicinale, prima e mensile dopo, in cui oltretutto egli cominciò a riversare la propria produzione didattica, agiografica, devozionale e ricreativa, cioè capisce che è necessario anche questo, ed è anche questa una struttura, è anche questa una concretezza. Si fonda una rivista, sostenuto, in questo caso lo ricordiamo volentieri, dal vescovo di Ivrea Luigi Moreno, nel 1953 fonda una rivista. E le letture cattoliche hanno un grande successo. La rete dei distributori e lettori delle letture cattoliche si moltiplicò in maniera molto soddisfacente. La tiratura passò da 3.000 a oltre 12.000 copie in 20 anni, creando a Don Bosco una larga base di simpatia e di sussidi anche finanziari. Attenti bene, attraverso il giornale tu raggiungi migliaia di persone che poi possono darti anche quel sostegno economico di cui tu hai grande bisogno. Ecco, questa capacità di mescolare sapientemente necessità spirituali,
valori spirituali, con necessità materiali, valori materiali, che poi fanno un tutt'uno, perché un giornale è chiaro che non si stampa senza gli strumenti necessari, ma è anche chiaro che serve e può servire per una attività ricreativa, per un'attività di carità intellettuale molto profonda. Ecco, perciò di nuovo si vede nella figura di un uomo come Don Bosco di mettere insieme con grande equilibrio queste due realtà, la realtà più spirituale, delle necessità interiori, che hanno bisogno, però ecco, questa realtà ha bisogno dell'altra, del sostegno, la casa, l'ospedale, la corsia pulita, le lenzuola pulite per il malato, per i giovani, i luoghi dove giocare, ma poi una rivista, la quale ti serve per raggiungere più persone, le quali a loro volta ti daranno un aiuto. Ecco, la carità che si moltiplica, che diventa anche strumento di se stessa in qualche modo, e realizza e si concretizza. Questo è molto importante. Poi la nascita della Società dei Salesiani di San Giovanni Bosco, no, anche questo è molto importante, cioè questa voglia di fondare qualcosa perché si possa fare in maniera più concreta la carità. Queste sono tappe fondamentali, in questo caso, della vita e dell'azione di Don Bosco, ma che abbiamo visto e vedremo ancora in tutti questi santi che hanno saputo tenere unite le grandi necessità dello spirito con quelle della concretezza, e hanno saputo anche realizzare economicamente, in maniera intelligente, in maniera sagace, in maniera utile, più che scaltro non sembrerebbe se no qualcosa di moralmente discutibile, non c'è scaltrezza, c'è abilità, e perché no? L'abilità è un carisma anche in questo senso, si potrebbe dire, e Don Bosco lo dimostra. Ecco un'espansione enorme dell'opera di Don Bosco, la vedremo, un'espansione a ritmo veramente sconvolgente. In poco tempo i salesiani avranno un raggio di azione amplissimo. Nel 1869 arriva l'approvazione pontificia definitiva sia dei salesiani come congregazione religiosa, dai voti semplici, e poi nel 1874 le loro regole costituzionali. Cioè, in un quinquennio tra il 1869 e il 1874, Don Bosco, che morirà nel 1888, ottiene il riconoscimento pontificio dei salesiani, della sua congregazione che lui ha fondato. Ed ecco quell'espansione di cui si diceva, città Torino, sicuramente, ma poi il Piemonte, poi Liguria, poi la Francia, poi in Spagna e poi in America Latina. È letteralmente incredibile, impressionante, seguire lo sviluppo della presenza salesiana nell'America Latina. E poi a Don Bosco arrivano richieste da ogni dove di opere educative da parte dei vescovi americani, e Don Bosco diede corpo ai sogni di evangelizzare di continuo, no? Ecco, per esempio la Patagonia, l'estremo sud del mondo. Spedizioni missionarie che iniziate nel 1875 porteranno i salesiani ovunque. Accrebbero l'euforia, tra l'altro, di questi giovani preti e frati che stavano con Don Bosco, e dilataro la possibilità di consenso e di sostegno, nonostante ci fosse al solito queste polemiche, clericalismo, anticlericalismo, eccetera. Però non c'è alcun dubbio, i salesiani si espandono in tutta Europa e anche in Europa e nel mondo. 1868, addirittura, no, inaugurata una nuova chiesa, e poi 1872, un altro dei sogni di Don Bosco si realizza, la nascita, la fondazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, cioè una congregazione femminile che dipende dal rettor maggiore, cioè dall'autorità massima dei salesiani, e che ne ripete le finalità e perciò educative. Cioè, gente che in pochi anni, tutto sommato, la vita di Don Bosco abbastanza, vita 73 anni, però ecco, in anni difficili, con mille problemi, però che poi creano, fondano ordini, creano strutture, ambienti educativi, scuole, convitti. Si dicono queste parole, ma si pensa cos'è una scuola, si pensa cos'è un convitto. Don Bosco poi dà vita all'Unione dei Cooperatori Salesiani, 1874-76, poi ancora nel 77 una nuova struttura, diciamo, della stampa, il Bollettino Salesiano, che viene inviato gratuitamente anche a chi non lo richiedeva, che diventa poi, tra l'altro, un veicolo straordinario per ottenere offerte. Con tali somme Don Bosco poté finanziare in qualche misura le imprese che prima, per quasi un ventennio, era riuscito a sostenere più che altro ricorrendo a lotterie pubbliche. Lui, per esempio, non si vergognava di fare queste cose, tenute di norma in anni
di buona liquidità monetaria, discretamente fruttuoso e oltretutto capace di convogliare verso le sue opere educative giovani e anche addirittura l'obolo di radicali che non credenti, cioè non ci si vergogna di fare la lotteria perché si deve finanziare un'opera e la si fa nel momento giusto quando si pensa che la gente possa anche spendere qualche soldo di più, no? Ecco, tutta questa questione. Lui stesso si mise in moto per girare, no? Si spostava febbrilmente dall'Italia alla Francia per tenere conferenze e cercare sostegno economico. Infatti, lui ebbe delle doti incredibili di organizzatore abile e intraprendente. Don Bosco è stato considerato veramente un imprenditore della carità e dell'educazione. E i salesiani, per tradizione, chi ha visto opere salesiane lo sa benissimo, sono opere di dimensioni e di complessità, a volte che fa davvero impressione, no? Luoghi per giocare, luoghi per studiare, luoghi per ritrovarsi. Ecco, era un po' nello spirito di Don Bosco, il quale è stato, da questo punto di vista, un esempio fulgido, clamoroso anche, di santo imprenditore, cioè di santo che accanto alla dimensione caritativa più classica, pura, cioè la vicinanza, sa anche fare una carità operativamente valida, che cresce, che si sa finanziare, che sa espandersi. Anche organizzare le missioni non è cosa soltanto del cuore, certo è cosa del cuore, perché se non c'hai il cuore per andare in missione non ci vai, però poi vanno sapute organizzare. E per esempio le cronache dei missionari in America Latina, dei missionari salesiani in America Latina, sono veramente molto interessanti, che fanno vedere come andavano là e poi riuscivano subito o in breve tempo a creare strutture molto importanti. Noi continueremo a vedere e a incontrare figure di santi imprenditori, li ho voluti chiamare così per capirsi, ma potremmo dire di santi che hanno saputo anche fare la carità operativamente, continueremo a incontrarle, riprendendo i nostri incontri e le nostre chiacchierate alle 8 della sera, lunedì prossimo, sempre su Radio 2. Lungo la strada di questa santità di cui abbiamo parlato, che riprendiamo a percorrere quest'oggi, lungo la strada di questa santità operosa, attiva, produttiva diremmo, che è capace anche di diventare impresa, i santi imprenditori abbiamo detto come espressione non del tutto felice ma forse suggestiva, ecco, lungo questa strada incontriamo un prete piemontese, anch'egli, torinese per esattezza, si chiamava Leonardo Murialdo. Nacque nel 1828 e morì nel 1900 ed è fondatore della Congregazione di San Giuseppe, che poi viene conosciuta come i Giuseppini del Murialdo. Il Murialdo diventa prete nel 1851 e dedica molta parte, la prima parte del suo ministero, all'apostolato tra i giovani della sua città natale, allora capitale del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia. Ecco, già questa attenzione per i giovani l'avevamo vista in San Giovanni Bosco e la vediamo anche nel Murialdo, che nasce pochi anni dopo, esattamente 13 anni dopo San Giovanni Bosco. Attenzione al mondo giovanile, e anche qui vedremo come, e non a caso aggiungo, ci fu un momento di collaborazione fra Murialdo e San Giovanni Bosco quando Bosco aveva aperto l'oratorio di San Luigi a Porta Nuova. E questa collaborazione sicuramente influì molto sulla formazione personale di Murialdo. Cioè, la situazione dei giovani era estremamente importante. Che cosa capisce, cioè, il Murialdo in maniera molto profetica per quei tempi? Capisce che quando i ragazzi vanno a lavorare in fabbrica, nei laboratori, spesso la loro fede vacilla, la perdono anzi, perché l'ambiente di lavoro è un ambiente laico, un ambiente che non aiuta a mantenere la fede. E allora questa intuizione lo porta a capire che è necessario un associazionismo, forme di associazionismo, non solo più nel mondo borghese o aristocratico, che c'erano già state delle forme, eccetera, ma c'è bisogno di aiutare il mondo operaio. E infatti nel 1865, non ha ancora 40 anni, 37 per l'esattezza, il Murialdo lancia il progetto di una unione di operai cattolici, che è un po' la premessa di un più ampio movimento associativo. Un viaggio in Francia, anche qui per capire come era successo ad altre
figure che abbiamo incontrato lungo questo cammino, persone che oltretutto hanno questo interesse a capire come si svolgono le cose anche in altri paesi, in altri ambienti, in altri mondi. Ecco, anche lui ascolta, segue, vede, cerca di capire e durante il soggiorno francese entra in contatto con varie personalità del cattolicesimo sociale transalpino che gli fanno capire l'importanza dell'impegno sociale, dell'impegno nel campo della carità operosa e attiva. Il viaggio di Murialdo si prolunga persino in Inghilterra. Non era semplice allora fare questi spostamenti. Comunque il Murialdo si reca anche in Inghilterra. Di lì, tornando dall'Inghilterra, si trova di fronte a un bivio e accetta nel 1866 la direzione del Collegio Artigianelli di Torino, una delle istituzioni promosse da quel Don Cocchi che avevamo già ricordato in occasione della riflessione e della chiacchierata su Don Bosco. Insomma, era tutto un fermento di attività in favore del popolo, della gente, dei giovani, vedere come contrastare anche certe situazioni di smarrimento della fede, di anticlericalismo, ma anche proprio come aiutare persone. Abbiamo detto, no, che questa carità operosa, questa carità che si fa anche impresa, che si fa costruzione di opere, ecco, opere, è una parola importante questa, no? Opere concrete di carità, ecco, questo impegno l'abbiamo visto soprattutto in due grandi direzioni: la direzione dei malati, e qui c'è tutta la storia di San Giovanni di Dio, l'abbiamo ricordato, di San Camillo dell'Ellis, e ne vedremo ancora, fino alla beata Madre Teresa di Calcutta, e l'altra direzione è quella dei giovani, è quella dei ragazzi, degli adolescenti e poi dei giovani. Murialdo si situa in questa linea qui. E il Murialdo che cosa capisce? Che è necessario nel mondo dei giovani abbinare studio e lavoro, ritenuti entrambi indispensabili per la compiuta opera educativa. Ecco che quando diventa direttore del Collegio Artigianale di Torino, egli pensa che lavoro e studio debbano essere tenuti insieme. Marmalades from Scotland, rugs from Pakistan. Questa esperienza di vicinanza ai giovani gli fa maturare, gli fa esplodere, diremmo così, dentro il suo carisma, che è quello appunto dell'educatore e del formatore. Così che nel 1873, siamo a 45 anni della sua vita, è nato nel 28, nel 1873, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, eccolo, fondare questa congregazione di San Giuseppe, quelli che saranno poi chiamati i Giuseppini del Murialdo, appunto, una congregazione destinata a conoscere significativi sviluppi. Certo, ecco, non è soltanto questo quello che lui fa, però intanto l'idea è questa, fondare qualcosa, ecco, anche questa è della fondazione, opere e fondazioni, fondare, creare, realizzare, non sono iniziative di puro attivismo, è chiaro, cioè si distinguono queste dal puro attivismo dell'imprenditore che lo fa soltanto a fini di profitto, che pur sono rispettabili, ma qui c'è un'attività che non è attivismo, è chiaro, è sostenuta dalla fede, dalla carità, però è anche vero che sarebbe una carità in queste persone in qualche modo monca, cioè mutilata, se non avesse conosciuto la fondazione, l'opera, l'attività, la concretezza di case, di istituti, di ospedali, di scuole. E questa è stata anche la presenza di questo tipo di santità nella storia, no? Dai tempi di San Benedetto, con il quale non a caso abbiamo iniziato il nostro cammino. Allora, torniamo a Murialdo. Per sostenere i giovani nelle fasi dell'impatto col mondo del lavoro costituisce la casa famiglia, dove essi avrebbero potuto perfezionare la loro formazione religiosa e culturale. E questo è molto importante, però anche qui ci vuole qualcosa che tenga insieme, che cementi, che unisca. E nel 1871, dopo una lunga gestazione, nasce, per sua iniziativa, l'Unione degli Operai Cattolici, associazione insieme religiosa e sociale, anche in risposta ad altre forme di associazione lontane dalla visione cattolica, lontane dalla Chiesa. Però non è che il Murialdo si fossilizzi, anzi, lui segue il modello laico. E infatti, ecco, nasce la Cassa di Mutuo Soccorso, 1871, ovvero la possibilità di aiutarsi nei momenti di difficoltà. Il collocamento degli operai del 1876. La Cassa Pensioni e Previdenza per vecchi inabili e infortunati sul lavoro del 1888, i magazzini alimentari, la Cassa per gli Onori Funebri 1882, addirittura il Murialdo pensa a quel momento difficile ma anche complesso da un punto di vista non solo del dolore, della sofferenza, ma poi anche dell'organizzazione in una famiglia, la Cassa per gli Onori Funebri, per aiutare le famiglie di persone scomparse che hanno necessità, bisogni concreti per andare avanti, per anche
tributare quegli onori che un congiunto, che un parente merita. La biblioteca circolante del 1878, scuole serali e festive, e ancora il giardino festivo, una specie di dopolavoro domenicale, con i bar, i giochi di società. Sono veramente delle strutture, forse oggi potrebbero anche apparire un po' superate, ma pensiamo, 1870, sono veramente degli atti in qualche modo rivoluzionari. E così come si è visto in pochi anni, no? Pochi anni, 10, una decina d'anni, nascono una serie di iniziative per impulso di questa persona che tra l'altro era una famiglia di ricchi banchieri, di origini aristocratiche addirittura, lo si vede anche nei ritratti, il volto della persona che viene da famiglia bene, diremmo così, nobile, aristocratica. Pure questo Muriallo che si dà poi a questo impegno incessante. Tra l'altro lui era anche esperto della legislazione europea del settore, per cui invia petizioni al governo per favorire un'adeguata regolamentazione e tutela del lavoro minorile, che escludesse totalmente il lavoro notturno, allora ancora i bambini non solo lavoravano tanto ma lavoravano anche di notte, limitasse quello diurno rendendo adeguata le capacità fisiche dei fanciulli, come si vede, cioè persone che si muovono in un ambito di grande concretezza, di grande aderenza alla realtà, non si tratta soltanto di dire oh poveri bambini, ma si organizzano cose, si organizzano realtà, dico questo giardino festivo, ci vorrei tornare sopra un attimo, no? Sorta di dopolavoro domenicale con cappella, bar e giochi di società, perché si possono fare anche queste piccole cose semplici eppure molto utili, molto significative. E sicché anche una, diremmo noi oggi, una attenzione politica, perché petizione al governo perché tuteli il lavoro dei piccoli, dei giovani, dei ragazzi. E ancora, un segretariato del popolo, sorto nel 1895. In esso, che cosa serve? Per far ricerca di lavoro, interessi legali, arbitrati amichevoli, corrispondenze, regolarizzazione di matrimonio, avvocatura, gli operai avrebbero potuto ricevere da persone amiche aiuto e consiglio, una sorta di patronato ante litteram, i patronati, che lui chiama appunto un segretariato del popolo, dove l'operaio poteva trovare un avvocato che lo avrebbe aiutato, una persona capace a scrivere che avrebbe potuto inviare per conto di lui una lettera a una persona lontana, un matrimonio da sistemare dal punto di vista giuridico, legale, cioè, aiuto, consiglio. Le unioni, queste iniziative del Murialdo si diffondono rapidamente in Piemonte e in Liguria e erano già sorte nel 1872 a Cuneo, ad Aosta, a Giaveno. Nel 1887, soltanto nel Piemonte, 25 di queste iniziative, ben 25. Ma addirittura poi si arriverà, dice, agli inizi del decennio, del 1890, cioè del decennio 90-1900, l'Unione Torinese annovererà circa 3.000 soci. Questo per dire, cioè, a parte l'intuizione profonda, intelligente, no? Che se no non si capisce come mai tanti avrebbero aderito se non fosse stata utile, adatta al momento, questo carisma di capire quando è il momento. Cioè c'è anche proprio la capacità concreta di attirare, di gestire, di fare, perché insomma organizzare cose di questo genere in breve tempo, in momenti difficili, anche con l'opposizione di una parte della cultura, della società dell'epoca, sono cose che colpiscono. Ma un uomo come Murialdo, Leonardo Murialdo, fa proprio quello che è caratteristico in questi casi, cioè unisce la spiritualità, la meditazione, l'attenzione al discorso spirituale, interiore, liturgico, dell'orazione, della fede, certo, che è il nucleo fondante, e poi l'operatività. L'operatività concreta e l'operatività che raggiunge il successo, che si pone anche il problema di riuscire laddove si impegna, non soltanto così in termini, ripeto, velleitari, ma il desiderio di riuscire. Nel 1881 si tiene a Torino un importante congresso delle unioni piemontesi e liguri, le due regioni dove l'iniziativa del Murialdo aveva incontrato grande successo. Il vescovo di Torino, l'arcivescovo di Torino Gastaldi, di tendenze rosminiane, fu sempre molto vicino a questa iniziativa e il Murialdo comincia già nel 1881, noi abbiamo visto, non abbiamo seguito proprio un percorso cronologico, abbiamo visto varie cose, ma nel 1881 il Murialdo già può celebrare un congresso di queste sue iniziative a Torino, le realtà nate in Piemonte e Liguria con un successo notevole, e questo dimostra questa capacità di incidere, ecco, nel tessuto vivo della società. Continuiamo
continuando nella sua, secondo il suo stile, il Murialdo partecipa anche a congressi all'estero, in particolare a quelli della Union des œuvres ouvrières catholiques, delle opere operaie cattoliche francesi, che si svolgono a Poitiers 1872, a Lione 1874, a Reims nel 75, a Bordeaux nel 76, a Angers nel 78, a Le Mans nel 1881. Inoltre mantiene contatti stretti con altre opere, Confederazione delle Società Cattoliche Belghe, con un'altra associazione svizzera, con altre realtà del mondo tedesco. Questo vuol dire un uomo che spazia a 360 gradi in Europa, perché crede nell'importanza dello scambio anche delle idee, delle valutazioni, delle iniziative, e ne fa ampiamente tesoro. Anche lui che cosa poi pensa di fare? Subito l'idea di un qualcosa di scritto. A sostegno dunque delle associazioni che aveva avviato in campo operaio, ideò il Bollettino delle Unioni, che vide la luce nel marzo del 1876, fondato e diretto per 25 anni da un autodidatta, no? Che però si rivelò scrittore incisivo. Vedete anche qui la capacità di scoprire talenti magari nascosti. Questo signore, che si chiamava per la cronaca Domenico Giraud, o Giraud Giraud, un autodidatta, diventa un ottimo direttore di bollettino, di giornale. Il periodico nel 1883 diventa La Voce dell'Operaio, titolo emblematico, e conserva per mezzo secolo veramente, fino addirittura all'avvento del fascismo. Murialdo è già morto, è morto nel 1900, questo giornale invece cambierà titolo soltanto nel 1933, dalla Voce dell'Operaio alla Voce del Popolo. E si pensi che fu il primo periodico cattolico italiano rivolto a un pubblico operaio. C'è un'idea proprio di concretezza, di muoversi, di fondare, di realizzare opere, situazioni, stampa, e vedremo che la stampa è un'altra delle costanti, cioè queste attività vengono spesso sorrette da un'attività legata alla pagina scritta. Questo l'abbiamo visto, è stato vero per Don Bosco, per Murialdo, vedremo poi per altri uomini come Alberione, lo stesso San Massimiliano Kolbe, avranno un occhio di riguardo particolare per la stampa, perché sarà molto importante per loro poterne usufruire. Ecco, il Murialdo crede per esempio moltissimo nella stampa cattolica, crede molto in questa attività di collegamento, e anche la sua è la figura di un uomo che sicuramente parte da una scelta di fede. Si fa prete, fa delle esperienze, capisce che o vuole, desidera inserirsi nel tessuto vivo, nella carne viva della società, laddove ci sono problemi, in questo caso i giovani operai, il mondo operaio, e crea realtà operativamente significative. Banche, cassa di mutuo soccorso, opera di previdenza, cassa pensioni, magazzini alimentari, bollettino di collegamento, segretariato del popolo per aiutare come un patronato le persone. Ecco, di nuovo un esempio interessante di uomini che in nome dell'attività caritativa, della fede, sposano però anche una notevole capacità imprenditoriale, con risultati, diciamo la verità, tra l'altro invidiabili, perché non sempre chi fa affari riesce a farli bene, non è sempre andata così anche per i santi, non è? Però è interessante, perché queste persone effettivamente sono state anche in qualche modo capaci di far successo nel loro settore, no? Addirittura. Pensate che nel 1899, a un anno dalla morte, Murialdo collaborò ancora alla costituzione della Lega del Lavoro di Torino, prima iniziativa di un certo rilievo del movimento sindacale cattolico nella città. Cioè, voglio dire, fino alla fine della vita, gente proprio anche baciata in qualche modo dalla fortuna, dalla provvidenza, di avere anche capacità proprio di inserirsi, di cogliere, di capire quali sono le necessità e saper dare risposte concrete. Questo era Leonardo Murialdo. Noi ci diamo appuntamento ancora a domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Incontriamo una donna, una grande santa, una grande donna, qualcuno ha detto l'esempio italiano più riuscito di fondatrice di congregazione finalizzata all'assistenza sociale. Mi riferisco a Santa Francesca Saverio Cabrini, vissuta fra il 1850 e il 1917. Vedremo nella sua storia, questa donna vissuta a 67 anni, tra l'Ottocento e il Novecento, un esempio clamoroso di fondatrice e di organizzatrice, in una maniera incredibile. Allora, andiamo un attimo per ordine. Ultima di 13 figli, famiglie di un tempo, siamo alla metà dell'Ottocento, ultima di 13 figli, con una famiglia
pensate, imparentata con il famoso politico anticlericale Agostino De Pretis, ma soprattutto una famiglia dalla quale lei eredita due tesori, diciamo, la fede cattolica vissuta, erano contadini benestanti, cattolici praticanti che insegnano ai figli l'educazione secondo lo stile del Vangelo, ed eredita anche una grande spirito di iniziativa. Grande spirito di iniziativa, la madre, si chiamava Stella Oldini, la mamma di Santa Francesca, veniva da una famiglia di imprenditori milanesi. Lei nasce a Sant'Angelo Lodigiano e da queste due vene profonde della famiglia, cioè la vena della fede, la vena dell'iniziativa economico-imprenditoriale, noi abbiamo in qualche modo il mix, se così si può dire, vincente, che non abbandonò mai la Cabrini durante tutta la sua vita, che, ripeto, si concluse nel 1917 e è stata canonizzata nel 1946. Allora, seguiamo questa donna, la quale comincia a insegnare, doveva un po' anche aiutare la famiglia dopo la morte del padre e della madre, e perciò doveva provvedere alla famiglia. E così accettò un lavoro come supplente in una scuola di un paese di nome Vidardo, dove insegnò per due anni. E in questo primo impegno diede subito prova della sua eccezionale tenacia, perché riuscì a vincere una battaglia con il sindaco, che non voleva che insegnasse dottrina cristiana in classe, e perciò ottiene, che c'era una proibizione, però invece lei alla fine con tenacia, con impegno, si batte per questo e ottiene di poterlo fare. Poi si comincia a imporre questa donna, questa Francesca, a imporre in maniera forte, tanto che il vescovo di Lodi, che è molto preoccupato per il crescente numero di immigrati che si allontanavano dalle campagne per dirigersi verso l'America, le propone di fondare un istituto per l'assistenza degli immigrati italiani in America. E come si sa, Santa Francesca Saverio Cabrini sarà l'apostola, la grande testimone di quell'impegno straordinario per gli emigranti, che sarà tutta la sua vita, poi che rappresenterà tutta la sua vita. Ma ecco, era molto interessante questo, no? Si era già imposta per questa capacità di guida, no? Per questa capacità di guida. Lei che per esempio era entrata nella Casa della Provvidenza di Codogno e lì aveva preso l'abito religioso, però l'istituto non è che andasse tanto bene, lei cercava di porre rimedio alle gravi difficoltà, cercò di impegnarsi, eccetera, eccetera, tanto che ricorda questo periodo come un periodo anche di lacrime. Poi appunto, ecco, la Provvidenza, il vescovo di Lodi vede questo fenomeno drammatico dell'emigrazione degli italiani verso il continente americano e vede in questa donna le capacità, il carisma, i doni adatti per potersi occupare di questa realtà e chiede a lei di fondare proprio un istituto per l'assistenza degli emigrati italiani in America. Lei fonda questa realtà, ecco, lei aveva già sognato di andare addirittura nello Estremo Oriente, no? Ma comunque il vescovo dice degli Stati Uniti, immediatamente trovò la sede del nuovo istituto missionario, pensate, anche qui, trova la sede. Sì, si può dire certo, fortuna, provvidenza, però c'è anche questa compartecipazione attiva, no? Di una donna che, chiamata a fare questo, trova la sede dell'istituto. Un vecchio convento francescano di Codogno, espropriato a suo tempo da Napoleone, vi entra il 10 novembre 1880 con sette compagne. 1880 l'invito del vescovo è stato già accolto. Nel corso di pochi anni l'Istituto delle Missionarie Salesiane del Sacro Cuore, così si chiama, che si occupava di educazione femminile e accoglieva orfani, si allargò. Altre tre sedi, sempre in Lombardia, di cui una a Milano. Dico, pochi anni, tre sedi. Trovare una sede, a volte lo si vede nell'esperienza, diciamo, comune, no? Trovare una casa diventa difficilissimo, e lo era probabilmente anche allora, non erano cose facili, però ecco che abbiamo voluto proprio puntare l'attenzione su questi dati biografici, perché invece di fare un discorso, lo potevamo fare, era molto interessante, sulla spiritualità, su certe cose, che poi si collegano, non è che in questi uomini e donne la spiritualità sia qualcosa di diverso dall'attività, anzi, sostanzialmente la matrice è sempre la solita. E c'è una spiritualità forte perché c'è un'attività forte, ma nello stesso tempo c'è un'attività forte perché c'è una spiritualità profonda. Però colpisce, no, questo? Ecco, subito, si allarga, tre sedi nuove, però ancora questa capacità, questa possibilità di partire per le missioni non era possibile, ancora non si dava questa ipotesi. Allora cosa fa la Cabrini? Non sta ferma, ecco la solita grande capacità, non sta minimamente ferma, ma anzi si reca a Roma per fondarvi una casa. E anche qui non poche resistenze, chi non glielo sconsiglia, amici che la sostengono, in particolare qui ci fu un cardinale, il cardinal Parocchi che l'aiutò, ecco che riesce ad aprire una scuola popolare nel quartiere Nomentano e un asilo in Sabina, esattamente ad Aspra. No, per dire, questa persona
l'idea era quella di partire, e lo vedremo che partirà, attraverserà tante volte l'oceano, ma per il momento non può farlo, non è che si ferma, no, l'idea è vado a Roma, e a Roma in breve tempo una scuola popolare, un asilo, e ancora due nuove fondazioni nella capitale, finalmente l'approvazione pontificia della sua congregazione, che era già arrivata in poco tempo a 145 missionarie. E qui questa straordinaria forza, capacità, aggregativa, la proposta, altri tempi si dirà, beh, altri tempi, sì, però i tempi sono sempre difficili quando si vivono, diciamo la verità. Però comunque, al di là di tutto, c'è questo dato. In poco tempo anche la Cabrini riesce a raccogliere intorno a sé 150 giovani. Le sue capacità organizzative colpiscono di nuovo un vescovo, in questo caso è Giovanni Battista Scalabrini, il vescovo di Piacenza, il quale aveva già fondato un istituto missionario dandogli il nome di San Carlo Borromeo ed era in cerca di un ramo femminile per la sua congregazione. Ora, la Cabrini all'inizio è un po' titubante, tutte le proposte, no? Quando viene chiesto di fare una cosa, è un po' titubante, e perché temeva che in questa collaborazione il suo istituto potesse perdere autonomia, ma alla fine invece accetta, ed è un po', come dire, la sua fortuna, ma sono come al solito quelle fortune anche cercate e volute, perché ad altri forse non sarebbe capitato, no? Non si possono fare i se, ma colpisce che poi queste cose capitino proprio a queste persone che riescono a mettere insieme una dietro l'altra nella vita. Cosa capita? Capita che gli viene offerta la direzione di una scuola e di un asilo a New York, niente meno che nella città, per eccellenza degli Stati Uniti, la metropoli già allora sicuramente città immensa rispetto a quelle europee, a quelle italiane in particolare, e così madre Cabrini lascia il sogno cinese, la sua idea era quella di andare nell'Estremo Oriente, ascolta l'invito del Papa, anche Leone XIII, che gli dice non a Oriente Cabrini ma all'Occidente, e così parte. Marzo 1889, pensate, 20 anni dopo la Cabrini riceverà la nazionalità statunitense, addirittura, no? C'è questa capacità anche di adattamento, eccetera. Comincia così quell'avventura americana che la portò, facciamo attenzione a questi sono numeri, cioè non sono solo parole, la portò a erigere nelle tre Americhe, centro, nord e sud, più di 50 istituti in tutto il continente americano, dal nord al sud dell'America, e a essere proclamata addirittura patrona degli emigranti, Pio XII nel 1950, ovviamente lei era scomparsa già da tempo, era stata già canonizzata nel 1946, e nel 1952 il Comitato Americano dell'Emigrazione Italiana la dichiara la più illustre emigrata del secolo. Dunque la Cabrini, madre Cabrini, è in America. Le cose da fare sono tante, e come si sa, senza soldi si fa poco. La Cabrini si rende subito conto che i bisogni sono immensi e le risorse finanziarie misere. E via, allora si va alla ricerca dei fondi, mettendo a punto una tecnica straordinaria che costituirà poi la base di tutte le sue fondazioni successive. Ed è una tecnica, diciamo, da un punto di vista anche direi del mercato molto interessante. Io non sono uno specialista di questioni economiche, ma si rimane colpiti da questa intelligenza. E poi è una tecnica anche di grande, diciamo, anche, vuol dire, che aiuta a valorizzare l'opera caritativa di chi la, soprattutto a valorizzare chi fa l'opera caritativa. E qual è il succo e il marchingegno, diciamo, il meccanismo positivo messo in atto dalla Cabrini? Convincere gli italiani ricchi a farsi carico delle difficoltà dei più poveri invece di cercare di far dimenticare la propria origine etnica. Cioè, siamo nel mondo degli emigranti. Ovviamente c'è chi ha fatto fortuna, e l'America per molti è stata sinonimo di questo, fortuna, soldi, bei risultati, ma c'è anche l'emigrante che non ha fatto fortuna, anzi è indigente e povero. Allora la Cabrini invece che cosa consiglia, cioè che cosa cerca di far capire? Voi italiani che vi siete arricchiti in America, che siete riusciti bene, invece di vergognarvi delle vostre origini, invece di tentare di far dimenticare le vostre origini, aiutate gli italiani poveri. E perciò ecco questo circolo virtuoso di coloro a cui è andata bene aiutano coloro a cui sta andando male. E la Cabrini riuscì a far scattare questo meccanismo. Pensate che fra i più generosi, tra i molti italiani che avevano fatto fortuna, furono addirittura degli anticlericali.
cioè persone che non avevano una particolare vicinanza alla fede o alla Chiesa cattolica, ma che furono convinti dal carisma, dalle doti organizzative di questa religiosa. Cioè, per esempio, uno dei suoi maggiori consigli, dei migliori suoi consiglieri, sostenitori, eccetera, fu un laico che comunque vide nella Fabbrini capacità organizzative, capacità di intraprendere opere positive e buone, e perciò l'aiutò nonostante che lui si sentisse ben lontano dal discorso della fede. Quale fu il primo impegno? Il primo impegno è proprio questo, no? Garantire in ogni scuola un buon insegnamento della lingua locale. La Cabrini, che tra l'altro ebbe difficoltà lei stessa a imparare l'inglese e anche lo spagnolo, che poi sono le due grandi lingue, no? del continente americano, capisce che il primo ostacolo delle migranti è la lingua e perciò chiede che ci siano più possibile scuole, numero maggiore di scuole, dove si insegna soprattutto la lingua locale, per aiutare l'emigrante a superare quell'ostacolo fondamentale. Si pensi che un anno dopo l'arrivo a New York, la Cabrini si permette di poter acquistare una bellissima tenuta a poco più di 100 km dal centro della città, venduta a un prezzo molto conveniente dai gesuiti che si volevano trasferire in una sede più vicina. La nuova sede, Manresa, disponeva di una casa per noviziato, una residenza, sala di ricreazione, serra, casa colonica, stalle, boschi, frutteti, campi, imprenditoria pura addirittura, no? Fondato poi un grande noviziato subito dopo. A 100 km da New York una grande tenuta che diventa un luogo ovviamente di formazione, di preghiera, di incontri, ma anche di soluzione di problemi, eccetera. Pensate che a un certo punto viene invitata a New Orleans, perché era successa una cosa gravissima, era stato assassinato il capo della polizia cittadina e l'omicidio era stato attribuito ad organizzazioni criminali italiane, per cui c'era un'attenzione formidabile nei confronti degli emigrati italiani a New Orleans e viene chiamata lei nella speranza che potessero appianarsi le cose. Tra l'altro c'era stato il linciaggio di alcuni italiani che erano stati accusati, cioè una situazione drammatica. Bene, in breve tempo la Cabrini, in pochi mesi, riesce a dissipare, no, completamente tutte queste nubi tragiche, omicidi, linciaggi, eccetera. In breve, riuscì a organizzare una scuola e un orfanotrofio che diedero la prova che i figli degli italiani, se ben educati, potevano diventare disciplinati e onesti. Ecco, l'educazione di questi ragazzi. Dopo solo 4 mesi organizzò la comunità italiana, in una processione cittadina che si snodò ordinatamente con la gente pulita e composta, che cantava tra... E perciò lascia New Orleans, mentre i cittadini americani applaudono gli italiani. Tutta una serie di cose di questo tipo, ce ne sono tanti altri di episodi nella sua vita, no? Per esempio la fondazione a Managua, perché la Cabrini deve intervenire in Guatemala. Cioè, Madre Cabrini fu coinvolta da Vescovo Scabrini in un nuovo progetto, quello di intervenire per salvare l'ospedale Columbus, fondato a New York qualche anno prima da un altro missionario. Salvarlo dal fallimento, e questo ospedale era una cosa importante, non era, eccetera. Fu rapido e ingegnoso, vedete? C'è un ospedale sull'orlo del fallimento. Interviene, portando via dal primo ospedale tutto il possibile, riuscì ad aprire un Columbus 2, che pur partendo da basi modeste, in pochi anni crebbe in grandezza e attrezzatura fino a diventare uno dei più importanti istituti medici di New York. Cioè capacità proprio di risolvere anche problemi pratici difficilissimi. Nel 1895, facendo tappa a Panama per visitare l'istituto delle suore che erano state espulse dal Nicaragua, Madre Cabrini affrontò un nuovo viaggio faticosissimo, soprattutto per le sue condizioni di salute sempre precarie, per andare a Buenos Aires, dove era stata invitata di nuovo dal vescovo, perché si era sparsa la voce di questa, era diventata nota questa figura, questa donna che risolveva problemi, appianava le situazioni, sapeva salvare non solo le anime, ma salvava gli ospedali, sapeva gestire le tenute, i poderi, eccetera, eccetera. Nel 1908, dopo un terzo viaggio in Argentina, si recò in Brasile, dove alcune suore avevano già avviato una scuola a San Paolo e aprì un convittuario. Fa impressione questa capacità di intrapresa, di impresa, di mettere in piedi opere, di realizzare, per esempio, in questa donna, la quale veramente è stata una delle figure centrali, no, di questa santità operativa, di questo spirito di intraprendenza. Cioè, la spiritualità intensa di Madre Cabrini si realizza soprattutto nelle opere. Ecco, cioè, è la spiritualità che si realizza nelle opere. Cioè, questo è un dato molto interessante. Un po' tutte le figure che abbiamo preso in considerazione e che prenderemo ancora in considerazione hanno questo motivo dominante che le accomuna: una forte spiritualità che si realizza nelle opere. Questo lo vedremo ancora domani.
sempre un'altra volta affrontando e parlando di un'altra figura di santo imprenditore, sempre alle 8 della sera su Radio 2. Basterebbe scorrere la cronologia, proprio le date nude e crude della vita di questo santo, di questo beato di cui ci occuperemo in questa puntata, per rendersi conto che è stata la vita di uno che ha costantemente creato, realizzato, prodotto, inventato cose. Mi sto riferendo esattamente al beato Giacomo Alberione, nato nel 1884 e scomparso nel 1971, che è un altro degli esempi molto evidenti e molto significativi di uomo impregnato di santità e nello stesso tempo impregnato di spirito costruttivo, di intraprendenza, di attività, di soluzione di problemi, di invenzione di realtà, di strumenti, eccetera, eccetera. Sapete tutti, sappiamo tutti che Alberione è legato al mondo delle edizioni paoline, della San Paolo, la fondazione di tante realtà che le vedremo. Ma è interessante vedere come quest'uomo in tutta la vita non si fermò mai e non smise mai di inventare, di creare realtà. Dunque, andiamo un attimo per ordine. Fin da ragazzino, nasce nel 1884, abbiamo detto, provincia di Cuneo, fin da ragazzino l'idea è quella, mi farò prete. Nel 1900, al 31 dicembre, è un giovane, un ragazzo ancora, eppure l'idea è quella. Sosta in preghiera di fronte al tabernacolo del Santissimo Sacramento, nella notte che divide i due secoli, 31 dicembre 1900, e da quel giorno si sente profondamente obbligato a far qualcosa per il Signore e per gli uomini del nuovo secolo. Obbligato, sono parole sue, obbligato a servire la Chiesa con i mezzi nuovi offerti dall'ingegno umano. Ecco, cioè l'idea è essere... Allora, c'è una conversione, l'abbiamo visto fin da Benedetto, San Giovanni di Dio, San Camillo dell'Elis, c'è anche i più remoti nel tempo, no? Di cui ci siamo occupati. C'è questa idea, una grande conversione, cioè l'accoglimento forte della fede, del Vangelo, ma subito dopo, in queste figure, l'idea che tutto questo si debba tradurre in opere, in fatti concreti. L'idea è questa, portare gli uomini a Dio e Dio agli uomini utilizzando i mezzi moderni della comunicazione. Questa è l'intuizione chiave, iniziale e finale, e contraddistingue tutta la vita di Giacomo Alberione. Portare gli uomini a Dio e Dio agli uomini utilizzando i mezzi moderni della comunicazione. Alberione si mette all'opera, non c'è dubbio. Eccolo qua, 20 agosto 1914, Alberione ha 30 anni, mentre a Roma muore il pontefice Pio X, ad Alba ad un Alberione, eccolo, dà inizio alla famiglia paolina, con la fondazione della Pia Società San Paolo. Uno strumento, un'idea, Pia Società San Paolo. Tutto avviene in forma semplice, di messa. Non si fa con la gran cassa, non si fa con suonando la tromba, però si fa una cosa, si comincia a dire bisogna fare qualcosa e creare strumenti adatti per fare questo qualcosa. Intanto subito, come accade a queste figure carismatiche, a queste figure impegnate, eccetera, qualcuno comincia a seguirlo. La prima è una giovane ventenne della terra di Cuneo, del cuneese, Teresa Merlo. Con il suo contributo Alberione sarà lei, insieme a lui, a dare inizio alla congregazione delle figlie di San Paolo. È un'altra realtà. 1915, lentamente ma decisamente, tra difficoltà di ogni genere, la famiglia si sviluppa, le vocazioni maschili e femminili aumentano, l'apostolato si delinea e prende forma. Cioè, anche questa è una costante che abbiamo notato. Un forte coinvolgimento interiore, la fede, le opere, e subito intorno alla proposta operativa si aggregano persone spesso proprio capaci di seguire il fondatore. Le difficoltà non mancano, ma si superano. Spirito imprenditoriale, spirito anche di grande concretezza. Guardate che poi anche
tutte le creazioni di Alberione sono gigantesche, eh? Sono, le vedremo, insomma, sono numeri che fanno impressione. Pensate, 1923, malattia del fondatore. I medici non danno speranza. Ad Alberione viene diagnosticata una malattia senza speranza. In realtà lui sopravvive, guarisce. Lui attribuisce la cosa a un intervento divino, a San Paolo, anzi, è la frase che dice, San Paolo mi ha guarito. Superata questa prova, 1924, seconda congregazione femminile, pie discepole del Divin Maestro, per un apostolato squisitamente eucaristico, sacerdotale, liturgico. Anche questa, un'altra fondazione, cioè capacità di iniziare cammini, di fare proposte che vengono accolte operativamente, non si tratta soltanto genericamente di un invito, no, dice allora guarda, questo è quello che dobbiamo fare, vieni, sì, vengo, seguo, ti seguo, vengo con te. E poi intuizioni profonde, intelligenti, ricordiamo sempre di calare nell'epoca in cui vissero, qui siamo ai primi del Novecento, nei primi 20 anni del Novecento, cosa intuisce Alberione? Che accanto ai libri un mezzo molto efficace poteva risultare la pubblicazione di periodici. Ed eccolo buttarsi proprio a capofitto in questa forma di apostolato. Nel 12 già era nata la rivista Vita Pastorale, destinata ai parroci, affinché ogni parroco potesse trovare un sostegno delle intuizioni, delle idee. Ora, 1931, nasce Famiglia Cristiana, sulla quale credo che sia abbastanza inutile anche dilungarsi, tanto è nota la storia di questa rivista che ha fatto veramente la parte della protagonista nelle vicende della comunicazione sociale in Italia, no? Famiglia Cristiana, conosciuta da tutti, da coloro che l'apprezzano e forse anche da coloro che l'apprezzano meno, stimata, discussa come accade per tutte le cose, però l'intuizione c'è stata, è stata di Giacomo Alberione che nel 31 inventa una rivista settimanale con lo scopo di alimentare la vita cristiana delle famiglie, Famiglia Cristiana, ma nel 33 un'altra rivista, La Madre di Dio, che è una rivista tipicamente mariana, e poi nel 1937 una rivista in latino, Pastor Bonus, nella quale si trattano problemi della cura pastorale e anche vengono offerte meditazioni biblico-teologiche. E nel 52 ancora una rivista, Via, Verità e Vita, un mensile per insegnare la dottrina cristiana. E ancora, sempre nello stesso anno, La Vita in Cristo e nella Chiesa, con lo scopo di far conoscere i tesori della liturgia. Cioè un'attività instancabile, continua, di un uomo che ha capito che i mezzi di comunicazione sono importanti e non si ferma, fonda, apre nuove realtà, incontra persone, le coinvolge, le sa coinvolgere. Questo è spirito imprenditoriale, oltre che spirito di santità, diciamo da santo imprenditore. Iniziative concrete intorno alle quali la gente si coagula e si condensa e lavora. Non basta, perché ci sono anche i bambini, ci sono i ragazzi. E così nel 24 aveva avuto l'idea del giornalino, anche questo periodico molto noto, tanti giovani, tanti ragazzi, tanti bambini si sono anche divertiti a leggere questo periodico che è fondato da Don Alberione. Ad Alba addirittura si comincia a costruire un tempio nel nome intitolato a San Paolo, prima chiesa dedicata a una delle devozioni fondamentali della famiglia paolina. Addirittura una chiesa grandissima, e seguiranno due templi, a Gesù Maestro, a Alba e a Roma, e addirittura un santuario, il santuario alla Regina degli Apostoli di Roma. Intorno a uomini di questo tipo nascono congregazioni, iniziative editoriali, chiese, case, istituti, si sanno amministrare soldi, si sanno produrre strumenti adatti all'epoca, idonei ai fini che ci si pongono. La santità che si fa operatività, ma non solo operatività tanto per fare, si direbbe in termini così, no, cioè un fare tanto per fare, no, un fare oculato che poi funziona, cioè che poi porta dei risultati e si concretizza. Questa è veramente una delle forme più interessanti. Nel 1926, ora torniamo un po' indietro, non possiamo seguire tutto perché quest'uomo ne ha fatte tante di cose, nel 26 era stata fondata la prima casa filiale della San Paolo a Roma, che sarà seguita da moltissime fondazioni in Italia e all'estero. Le librerie, per esempio, paoline e delle edizioni San Paolo e delle paoline sono sparse per tutto il mondo.
capiterà, chi dovesse viaggiare le troverà in molte parti del mondo. 1938, terza congregazione femminile. Le suore di Gesù Buon Pastore, dette anche suore pastorelle, destinate all'apostolato pastorale diretto proprio all'aiuto dei preti e dei pastori, insomma di coloro che sono impegnati in prima linea nella pastorale. Anche questa capacità di fondare famiglie religiose intorno, che vuol dire coinvolgere persone, vuol dire avere locali, luoghi, iniziative di tipo anche giuridico, necessità di concretizzare. E questi uomini ce la fanno. Ecco, fa molto pensare, perché, ripeto, l'idea è il santo se ne sta lì da solo, prega, eccetera, oppure scarta le cose del mondo. C'è un tipo di santità, io non dico di no, anzi, è interessante, sarebbe anche... Però poi c'è questo tipo di santità che ha veramente colpito tanto, insomma, ecco, e che colpisce. C'è una santità operativa, imprenditoriale, direi, di cui Alberione è uno dei rappresentanti più interessanti. Mai domo, mai contento, eccolo che per esempio sogna un progetto, questo non riuscirà a portarlo fino in fondo, il progetto di un'enciclopedia su Gesù Maestro. Questa è un'idea del 1959, no? Un progetto straordinario, no? Ecco. Poi, per esempio, i viaggi. Questi uomini e donne, abbiamo citato la Cabrini, abbiamo citato anche Murialdo nel loro tempo, tempi di difficoltà notevoli anche per viaggiare, ma anche Alberione. Viaggi continui, viaggi intorno al mondo, allo scopo di incontrare e confermare fratelli e sorelle. L'Oriente lo colpisce, le potenzialità anche del numero, India, Cina, Filippine, le moltitudini, no? Addirittura milioni, milioni, milioni di uomini ai quali egli pensa di poter portare il Cristo, di poter portare l'annuncio cristiano con i suoi mezzi, con i suoi impegni. E ancora, anni d'oro, il decennio 50-60, sono anni d'oro per il consolidamento della famiglia, vocazioni, perché ecco, consolidamento non soltanto interiore, ripeto, fondamentale. La molla decisiva probabilmente di ogni discorso è sempre quella, cioè l'interiorità, l'impegno interiore, la fede, la carità. Però anche qui, poi tutto questo si concretizza, vocazioni, fondazioni, edizioni, impegno, studio, iniziative molteplici. Quest'idea sempre, pensate che nel 54 quest'uomo, che ha già quasi 70 anni, anzi 70 precisi, essendo nato nel 1884, nel 54 un volume si intitola Mi protendo in avanti, cioè ecco questa idea proprio anche di colui che è spinto dalla fede, ma è spinto anche da questo gusto, da questo piacere profondo, cioè gusto profondo, non banale, cioè dell'ottimismo di chi crea, dell'ottimismo di chi produce, dell'ottimismo di chi al servizio del Vangelo è capace anche di mettere strumenti concreti, no? Strumenti concreti. E questa storia della famiglia paolina che cresce a dismisura, quarta congregazione femminile, istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni, le cosiddette suore apostoline, apostolato vocazionale, 1959, altra fondazione, con istituti aggregati, istituti San Gabriele Arcangelo, eccetera, eccetera. Tanto che, a un certo punto, veramente, la famiglia paolina appare come un grande albero, nato dall'intuizione di questo uomo della terra piemontese, di Cuneo, che riesce a fare... A quel momento, Alberione è alla guida di circa 10.000 persone, cioè intorno al carisma di Don Giacomo Alberione, la famiglia Paolina, eccetera, a quell'epoca ci sono già 10.000 persone, inclusi pure i cooperatori paolini, quell'idea cioè di persone che aiutano pur essendo in qualche modo esterne alla famiglia religiosa, fondati nel 1917. Alberione ha alle sue dipendenze, potremmo dire, è il generale, questa parola è un po' ambigua, ma voi sapete che molto spesso, non credo che Alberione avesse questo nome, ma diciamo in molti istituti religiosi, in molte congregazioni, la figura centrale appunto è colui che comanda, è il generale, cioè è un generale con un esercito di 10.000 persone, questo è molto interessante, ecco, perché
vuol dire che sono uomini che hanno guardato anche a questa capacità. Certo, poi dobbiamo sempre ridire, e così dicono tutti i biografi, che il segreto è la vita interiore, l'adesione alla volontà di Dio, ma sarebbe bastata un'adesione, ma in questi uomini diventa la molla per poi trasformarsi in attività. Muore, è beatificato nel 2003 da Giovanni Paolo II, ma muore a 87 anni, quando muore a 87 anni, nel 1971. Paolo VI lo aveva ricordato sempre instancabile, sempre vigile, sempre raccolto, ma impegnato a cogliere i segni di tempo. Cioè Paolo VI aveva colto perfettamente il carattere di quest'uomo, impegnato nella concretezza. Noi continueremo a vedere ancora figure come questa, sempre alle 8 della sera su Radio 2. Chaplin. Going down, down, down. La figura che incontriamo quest'oggi tra i santi che si sono distinti per capacità imprenditoriale è una figura totalmente sui generis, a sé stante. Perché? Beh, perché dovremmo partire dalla fine della sua vita. Perché quello che sorprende in questo uomo è che noi tutti ricordiamo come e perché è morto, che poi è anche, se vogliamo, la grande motivazione della sua elevazione agli onori degli altari. Noi lo ricordiamo e dobbiamo ricordarlo per questo. Poi sarà interessante rileggere, come in un flashback, come a ritroso, la sua vita, per vedere come anch'egli, che pur morì in una maniera per certi aspetti folle, sconsiderata, tra virgolette, intendiamoci bene, sconsiderata per la mentalità comune, era stato un notevolissimo imprenditore, cioè un notevolissimo organizzatore. La figura di cui ci occupiamo è quella di San Massimiliano Maria Kolbe, padre Kolbe, nato nel 1894, polacco, vicino a Łódź, nato in Polonia l'8 gennaio del 1894, è morto nel 1941. Dove e come? Ecco il ricordo fondamentale dal quale dobbiamo partire. Il 17 febbraio del 41 padre Kolbe viene arrestato. Arrestato dalla Gestapo, dai nazisti, viene imprigionato nella prigione di Pawiak a Varsavia e poi viene spostato il 28 maggio del 41, giunge ad Auschwitz. Il nome è purtroppo tragicamente noto a tutti. Subisce tutte le umiliazioni, le torture psicofisiche di un internato, riceve il numero 16.670 assegnato al blocco 17 dei lavori forzati, lui che era sempre stato tra l'altro di salute molto, molto debole, malferma, sforzi incredibili, sta malissimo, le vessazioni, si ammala di polmonite, finisce in ospedale e poi viene messo nel blocco 12, che sarebbe il blocco dei malati, degli invalidi, ma poco dopo viene riportato nel famigerato blocco numero 14. Ad Auschwitz si compie il grande destino di padre Kolbe, di San Massimiliano Maria Kolbe. Nel luglio del 41 dal campo di concentramento scappa un prigioniero. Per rappresaglia i nazisti decidono di uccidere 10 condannati. 10 prigionieri devono morire di fame. Il mattino seguente, dopo l'appello, in assenza del fuggitivo, il blocco 14 non fu mandato al lavoro, ma lasciato sull'attenti sotto il caldo sole per un'intera giornata. In serata il comandante del campo comunica la sentenza, sceglie 10 di loro per la morte, per rinchiuderli nel bunker dove saranno lasciati morire di fame. Tra questi c'è un sergente, si chiama Gajovnicek, piange, è disperato, ma allora al suo posto si fa avanti un'altra persona. È Kolbe, è padre Massimiliano Maria Kolbe che decide di offrirsi al posto del condannato che era stato prescelto per la morte. E questo è il gesto chiave della sua vita, che lo condurrà alla morte di lì a poco, ma è il gesto che illumina di una luce sfolgorante tutta la vita di Kolbe. Ma vedremo che è una vita che nasconde dei segreti molto interessanti, sempre rispetto a quel discorso che stiamo cercando di fare noi, che è quello dei santi imprenditori, cioè di coloro che hanno saputo anche realizzare. E qui davvero sembrerebbe quasi che ci fosse una antitesi tra questo modo davvero di morire senza pretendere niente, senza chiedere niente, solo per gli altri, per un amore folle, quasi insensato, perché tu hai salva la vita
e vai al posto di un altro a morire. Non è il primo, ma lo fa in una maniera straordinaria, padre Colbe. Muore alla fine, al termine di una terza settimana di torture, erano sopravvissuti in pochi, tra cui lui, gli viene fatta una iniezione di acido, di acido muriatico, che pone fine alla sua vita. È il 14 agosto del 1941. È il 14 agosto del 1941, dunque, quando padre Colbe muore. C'è una testimonianza diretta di chi ha assistito agli ultimi momenti di vita. È il segretario, interprete del capo, del sotterraneo della morte, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Dice: i poveri condannati morivano uno dopo l'altro, tanto che alla terza settimana rimasero soltanto quattro, tra i quali padre Colbe. Ciò sembrava all'autorità che si protraesse troppo a lungo. La cella occorreva per altre vittime. Il padre Colbe, con la preghiera sulle labbra, porse da sé la mano al carnefice per l'iniezione mortale. Partita la guardia con il carnefice, ritornai nella cella dove trovai il padre Massimiliano, seduto, appoggiato al muro, con gli occhi aperti e la testa chinata sul fianco. La sua faccia, serena e bella, era raggiante. Ecco, la fama di santità di padre Massimiliano si espande immediatamente dopo la guerra, si diffonde la notizia di come egli è morto ad Auschwitz, la sua spiritualità profonda, soprattutto è una spiritualità francescana, lui era un francescano, e una spiritualità mariana, una forte spiritualità mariana, si cominciano a diffondere. E nel nome di Colbe sono nate tante congregazioni, tante famiglie religiose, no? E c'è stato un processo di beatificazione e di canonizzazione molto, molto importanti, tanto che Paolo VI lo dichiarò beato il 17 ottobre del 71 e Giovanni Paolo II lo ha dichiarato santo, lo ha proclamato santo il 10 ottobre dell'82. Questa è stata la morte di padre Colbe ed è stato il sigillo sulla vita. Ma chi penserebbe che questo piccolo francescano, malato, sofferente, era stato anche un instancabile attivista del bene? Ecco, ora lo dobbiamo vedere proprio all'opera, lui che appunto era diventato francescano nel 1910, aveva indossato l'abito religioso a Leopoli, poi era stato inviato a Roma dove aveva studiato alla Gregoriana, aveva seguito un corso di teologia. Vedremo che quest'uomo, la cui morte è stata il sigillo luminoso, finale, che ha posto termine alla sua vita, ma ha aperto anche questo squarcio di luce nelle tenebre della cattiveria, del male, del dolore, aveva iniziato il suo cammino in una maniera molto molto concreta, molto molto attiva. Seguendo appunto a ritroso la vita di San Massimiliano, ci accorgiamo che ci sono delle tappe importanti. 17 ottobre 1917. Questa persona nel 1917 ha 23 anni e gli fonda un'associazione, la Milizia di Maria Immacolata, il cui fine di questa milizia di Maria Immacolata era la conversione dei peccatori, degli eretici, degli scismatici, degli infedeli, eccetera, eccetera, eccetera. Per mettere tutti sotto il patrocinio della Beata Vergine Maria Immacolata e Mediatrice, come appunto dice Colbe negli statuti stessi. 1917, fondazione da parte di un frate francescano 23enne di una associazione, Milizia di Maria Immacolata. È davvero incredibile, straordinaria, no? Questa novità. Ancora prima di diventare prete, infatti il padre Colbe diventerà prete il 28 aprile del 1918 e la prima messa la celebra proprio a Sant'Andrea delle Fratte, nell'altare dedicato alla Vergine del Miracolo nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. Pensate che, tornato a casa in Polonia, il giovane Colbe si ammala di tubercolosi, di tisi, e dovette passare 4 anni in un sanatorio presso Zakopane, sui Monti Tatra, laddove si sperava di poterlo guarire, e in realtà ciò accadde. Nel gennaio del 22 il giovane Colbe fondò una rivista mariana. Ecco di nuovo l'idea della rivista, l'idea cioè di uno strumento a stampa molto interessante che ricorre in tutti questi protagonisti di una santità attiva, concreta, operativa. Colbe fonda una rivista mariana intitolata Il Cavaliere dell'Immacolata, che doveva affiancarsi a quella Milizia dell'Immacolata e così costituire le fondamenta, niente meno di che cosa? Di
Niepo Kalanov, io non so pronunciarlo con precisione, ma la traduzione è tutto un programma. Vuol dire città dell'Immacolata. Colbe addirittura ha in mente l'idea di fondare delle città nel nome della Madonna Immacolata. Cose impressionanti, no? Eppure, nel 1927, la prima di queste città sorge a 40 chilometri da Varsavia. Accoglieva la casa editrice, una grande tipografia, le case per gli operai, le officine, più di 1000 persone al servizio della diffusione del culto della Madonna del Mondo. Pensate, quel padre Colpe, animato da una fede, da una carità così potenti, da dare la propria vita, da morire col sorriso sulle labbra, ucciso dopo settimane di tortura per essersi sostituito a un condannato a morte, quel padre Colpe era quello che aveva fondato niente meno che una città dell'Immacolata. Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, con 1000 persone che lavorano nelle officine, nella casa editrice, nella tipografia. È impressionante. Pensate che dalle 22.000 copie che si stampano di questa rivista in questa città del 1922, la rivista giunse ad avere 750.000 copie sparse in tutto il mondo. Infatti, l'idea di Colbe è quella di diffondere la sua opera nei paesi più lontani. Non immagineremmo nemmeno che la seconda città dell'Immacolata venne fondata in Giappone. In Giappone, addirittura in Giappone. Nel 1936-39 la città dell'Immacolata aveva raggiunto il massimo sviluppo grazie all'attività di Colbe. 800 frati consacrati all'Immacolata sono intenti alla redazione, alla stampa, alla diffusione dei libri opus. Il Cavaliere, 750.000 copie, talvolta 1 milione di copie il Cavaliere dell'Immacolata. E il Piccolo Giornale, 130.000 copie nei giorni feriali, 250.000 copie nei giorni festivi. Cioè numeri da far invidia oggi a un quotidiano italiano, molto diffuso, cioè un quotidiano che ha una ottima diffusione, 250.000 copie, e siamo negli anni 30. Siamo negli anni 30. Addirittura, no? Cose di questo tipo. Appunto, addirittura spirito imprenditoriale, capacità di fondare una città dell'Immacolata dove? Nei pressi di Nagasaki, dove viene accolto e dove addirittura in poco più di un mese è in grado di pubblicare la rivista in lingua giapponese, Il Cavaliere dell'Immacolata. Addirittura viene costruito sulle pendici del monte Ikosan, alla periferia di Nagasaki, che poi sarà la città tragicamente nota per essere stata distrutta dalla seconda bomba atomica. Alla periferia di Nagasaki viene costruito un nuovo convento città che prende il nome di Mugenzai no Sono, in giapponese, Giardino dell'Immacolata, nel quale padre Colbe organizzò e formò la nuova comunità francescana missionaria. Forse dovremmo vedere una sorta di filo comune, cioè non è che padre Colpe, nonostante questo, e poi abbia il coraggio di morire, ma forse proprio per questo, cioè proprio perché c'è un'unità di fondo nella vita di quest'uomo, l'attività imprenditoriale che lo porta a fondare città, che lo porta a fondare riviste, che lo porta a riunire migliaia di persone, e poi la stessa molla che gli dà il coraggio di consegnarsi alla morte volontariamente. Queste sono cose che fanno, che colpiscono. Comunque padre Colbe all'inizio della sua attività di frate, di pastore, eccetera, di prete, aveva avuto queste capacità imprenditoriali straordinarie. Nel 1937 padre Colbe lo commemora a Roma il ventennale della fondazione della Milizia dell'Immacolata e getta veramente le basi per la creazione di una direzione generale della Milizia dell'Immacolata. Solo che purtroppo nel 39 ha inizio la tragica serie delle prove di sangue che il padre aveva in un certo senso intravisto, no? Cioè lui sapeva che sarebbe andata forse in questa direzione. E infatti perché la città dell'Immacolata, anche fisicamente, geograficamente, era posta, sorgeva sulla statale che da Potsdam scendeva verso la capitale e quindi immediatamente esposta alla rapidissima invasione delle truppe tedesche quando nel 39 viene invasa la Polonia. Per questo la prefettura di Varsavia aveva ordinato l'immediata evacuazione di tutti i suoi abitanti. Colbe riunisce i suoi e comandò a tutti di salvarsi nei luoghi più sicuri. Egli invece che cosa fa? Ecco, vedete come si manifesta la personalità di queste figure, no? Egli invece rimane sul posto
E la mattina del 19 settembre del 39, quando si presenta nella città dell'Immacolata la polizia tedesca, egli fa parte del gruppo di pochi che sono rimasti e viene arrestato. E vengono internati in un campo di concentramento che si chiama di Amitz, presso Guben. Padre Kolbe viene internato. Si trattò della prima deportazione, non di quella finale terribile ad Auschwitz. Dopo 3 mesi viene dato loro il permesso di ritornare nella città dell'Immacolata, in Niepokalanov. Kolbe e la comunità aprirono quelle case ai malati, agli sfollati di guerra, e contemporaneamente riuscirono a far uscire un numero della rivista. Pensate, devono scappare perché sanno che stanno arrivando i soldati nazisti. Scappano, lui rimane sul posto, viene catturato, portato in campo di concentramento, poi rilasciato, ritorna lì, apre questi locali ai malati, agli sfollati, ai bambini, alle famiglie indisagiate, in difficoltà, a tempo di guerra terribile, no, ovviamente. Ma non solo, riesce in quegli anni, in quei momenti tragici, difficili, drammatici, a far uscire addirittura un numero della rivista, in cui appare il suo ultimo articolo, che, diciamo profeticamente, era una preghiera rivolta all'Immacolata perché portasse una pace sempre più profonda nel mondo. Addirittura questo è Padre Kolbe. E di lì poi comincia, come abbiamo visto, il suo calvario, perché poi non sarà più permesso di rimanere, verrà portato ad Auschwitz, morirà, ma sarà anche il suo trionfo. Però appunto, se la vita di Kolbe va letta per certi aspetti alla luce di quel sacrificio finale, e infatti in tutti i decreti sicuramente questo viene ricordato in maniera particolarissima, perché la morte di Kolbe è rimasta come un segno impressionante di luce, di straordinaria donazione. Però rileggendola dietro ci accorgiamo che quest'uomo, che tanto era stato ammalato di tubercolosi, che era anche di cagionevole salute, era stato capace di creare realtà che avevano coinvolto centinaia, migliaia di persone, una rivista che arrivava a 750.000 copie, officine, eccetera, eccetera. È una cosa davvero incredibile. Cioè, fa vedere l'unità che esiste nella vita di queste persone tra il momento della fede interiore e il momento della operatività, della concretezza. Sono stati dei veri e propri imprenditori, perché anche Kolbe, avete visto come si fa a fondare una città se non si ha una mentalità imprenditoriale. E termineremo il nostro viaggio attraverso i santi imprenditori, come abbiamo un po' anche scherzosamente deciso di chiamarli, domani, sempre alle 8 della sera, sempre su Radio 2. La figura con cui terminiamo questa interessante, spero sicuramente significativa per le persone che ci hanno accompagnato, cioè per i nomi che sono stati evocati, le figure, le vite di questi personaggi, la figura con cui terminiamo questa carrellata nella santità che si fa impresa, che si fa soluzione di problemi, che si fa anche capacità di intraprendere iniziative concrete, è forse quella più nota della religiosità contemporanea, perché è la figura della Beata Madre Teresa di Calcutta. Per tanti motivi, sempre molto attuale la sua figura, questa donna che ha un po' colpito profondamente tutte il cuore, le persone, eccetera. Madre Teresa è morta nel settembre del 1997 all'età di 87 anni, in quanto era nata a Skopje, allora era albanese, o quantomeno lei è di origini albanesi. Skopje è la capitale della Macedonia. Lei era nata nel 1910, il 26 agosto, a Skopje, appunto, in Macedonia, e appunto in una famiglia di origini albanesi che avevano fama di essere estremamente caritatevoli, il babbo e la mamma di Agnese. Agnese infatti era il nome, Madre Teresa sarà il nome irreligioso, Agnese Gonsha Boyangtsu, la pronuncia ovviamente non è del tutto attendibile, ma è attendibile la storia di questa donna che ha testimoniato con la vita la sua fede e il suo coraggio. La famiglia ha anche interessi religiosi. Nel 1924 la parrocchia della famiglia viene affidata ai gesuiti e la piccola Agnese, che si chiamerà, ripeto, Teresa, frequenta con passione la chiesa e sente crescere dentro di sé un interesse forte per le missioni.
anche perché un gesuita nel 25, lasciata la città di Skopje, giunto in India, inviava alla parrocchia delle lettere piene di entusiasmo per la nuova vita, che la ragazzina, che nel 25 ha 15 anni, la futura madre Teresa, la futura beata, è molto colpita da questi resoconti che vengono da questo missionario della propria parrocchia. La giovane si offrì volontaria per la missione appunto nel Bengala e si mise in contatto con l'istituto della beata Vergine Maria di Loreto, che aveva alcune suore al lavoro come missionari in India presso l'arcidiocesi di Calcutta. Siamo nel Bengala occidentale, popolatissima città, sappiamo che Calcutta è sempre stata una metropoli molto popolosa e molto popolare. Il 12 ottobre del 28, 18 anni, la giovane Agnese è accolta come postulante nel convento irlandese, lei va in Irlanda perché queste suore di Loreto hanno questa casa in Irlanda, poi lei ha il suo sogno di spostarsi nelle missioni, ma intanto viene accolta a Loreto. L'anno dopo viene mandata a Calcutta, dove fa la prima professione dei voti, e poi appunto 2 anni dopo prende il nome di Suor Maria Teresa del Bambino Gesù, che poi diventerà Madre Teresa. In effetti Santa Teresa del Bambino Gesù, lo sappiamo, che era la famosa Teresina di Lisieux, era la sua protettrice, lei aveva eletto Santa Teresina di Lisieux a sua protettrice. Siamo allora in India, è già diventata suora Madre Teresa, ma ancora, diciamo, non ha maturato quella scelta radicale che la porterà ad andare tra i poveri più poveri, con una grande capacità aggregativa e risolutiva dei problemi. Lei, che in qualche modo disprezzava anche le forme esteriori, spettacolari di azione, che si basava su cose piccole e povere. Allora, lei è tra le suore, ritorna, dopo aver passato un periodo in un altro convento indiano, ritorna a Calcutta, riprende il suo posto, che per ora è quello di insegnante di storia e di geografia, in una delle high schools che le suore di Loreto conducevano a Calcutta, cioè avevano delle scuole superiori, e Madre Teresa è insegnante di storia e di geografia in una di queste scuole. Addirittura Madre Teresa diventa direttrice della scuola. Questa è la dimostrazione subito, ecco, come si dice, no? Proprio come dicevo anche in altri casi, cioè che queste persone hanno anche un carisma operativo non indifferente, perché appunto Madre Teresa addirittura diventa direttrice della scuola dove aveva insegnato storia e geografia. Intanto fa conoscenza con un padre gesuita, che sarà un interlocutore importante. Via via lei sta pensando, vede che la sua presenza in India non si può ridurre a quella di un insegnante, niente di male, anzi un lavoro di grande rilievo, di grande importanza, ma per Madre Teresa, per il cuore di Madre Teresa è necessario qualcosa di più. I santi spesso lo raccontano loro, noi non possiamo poi negarlo, cioè poi ognuno valuta come vuole evidentemente, però i santi hanno questa capacità di raccontare, di individuare dei momenti spartiacque nella loro vita, cioè dei momenti che hanno costituito, cioè, il prima e il dopo nella loro vita. Eccoli, ecco anche per Madre Teresa, 1946, in occasione di un viaggio in treno per recarsi all'annuale ritiro spirituale delle suore che avviene in una località comune, lei avverte quella che chiamerà la chiamata nella chiamata, cioè una nuova vocazione all'interno della primitiva vocazione missionaria. Cioè lei sente di aver bisogno di fare qualcosa di più e di diverso, addirittura di dare inizio a una nuova congregazione. Ecco l'idea subito un'altra, la fondazione, fondare, fondatori, i santi fondatori, imprenditori, creatori, produttori, che sanno far fruttare in termini pratici e concreti le loro capacità, i loro carismi, si dice che è una parola difficile, che vuol dire dono, dono di intelligenza, il dono è la capacità artistica. Ecco, queste persone hanno, i grandi doni sono la fede, la speranza, la carità, però aggiungiamo anche dei doni particolari nel senso della operatività pratica. Certo, non erano problemi da poco quelli che doveva affrontare. C'era l'India, era il momento in cui stava combattendo per la propria indipendenza. Comunque nel 48 Madre Teresa chiede l'esclaustrazione, parola difficile per dire di abbandonare la clausura, e il permesso di lasciare la congregazione dove aveva emesso i suoi voti perpetui.
Nell'agosto successivo esce dal convento per spostarsi da sola e mettersi a lavorare in quei famosi slum, no? Di Calcutta, là, cioè là dove c'è questa povertà immensa. Lei aveva sentito una chiamata nella chiamata. Ora deve rispondere a questa seconda chiamata. La prima chiamata era stata quella che l'aveva portata dalle suore di in Irlanda, e poi era entrata tra le suore di Loreto. Ora lei sente questo bisogno di fare un cammino ulteriore, e lo fa. Ha avuto il permesso di uscire dalla congregazione, ora vuole dedicarsi a qualcosa di più. E la prima idea, anche qui, un vestito, che poi sarà quella veste azzurra, chiara, no? Bianca e azzurra, quel sari indiano che renderà riconoscibili le suore di Madre Teresa in tutto il mondo, dovunque esse siano. E Madre Teresa inizia quel cammino straordinario che la porterà ad essere una delle più grandi figure della carità operativa del nostro tempo, di tutto il XX secolo e del nostro tempo. Senza porre tempo in mezzo, entra in uno degli slum, cioè di queste baraccopoli, di questi sobborghi terribili, no? Di povertà, di solitudine, di miseria, di Calcutta, e vi fonda, dentro una capanna di fango, la sua prima scuola per poveri analfabeti. Non ci sono mezzi termini, si parte, si va, si fa, si produce, si crea, anche nella povertà, però c'è un'idea di intraprendenza, di attività concreta, di attività costruttiva. Agli inizi del 49 l'intraprendente religioso aveva già scritto la prima regola per la congregazione delle missionarie della carità. In quell'anno, trovato gratuito alloggio al secondo piano della casa del generoso laico Michael Gomes in Creek Lane, venne formato con 4 giovani compagni bengalesi il primo nucleo della nuova comunità. Ecco, allora, altre due costanti. Queste persone trovano il benefattore, qualcuno che le aiuta, le sostiene anche economicamente, in questo caso offre uno spazio, una casa, e trovano persone che stanno con loro, che le assistono, che dicono sì alla loro proposta. Comincia subito l'attività, ecco, addirittura la comunità, 30 presenze, il 7 ottobre del 1950, festa del Santo Rosario, l'arcivescovo di Calcutta, un gesuita, con il permesso di Roma approvava e istituiva la nuova congregazione che con le costituzioni prevedeva per le suore, oltre ai 3 voti usuali, povertà, castità, obbedienza, un 4° voto, che è il segno distintivo, quello di servire generosamente e gratuitamente i più poveri tra i poveri. E dove si sarebbe svolta quest'opera? Nei bassi fondi, nelle strade di Calcutta. I poveri sarebbero stati accolti nelle scuole domenicali, per l'insegnamento della preghiera, nelle scuole professionali per imparare a lavorare, concretezza, l'abbiamo visto, le scuole professionali, un lavoro e la dignità del lavoro che è fondamentale, l'abbiamo visto in tanti di questi santi imprenditori, da quell'Oret Labora del lontano VI secolo, no, di San Benedetto, ecco l'idea del lavoro, anche Madre Teresa insiste su questo, cioè i piccoli giovani devono essere messi in grado di lavorare per poter uscire dalla miseria, dall'abbrutimento, dalla malattia, eccetera. 1952, la prima opera straordinaria, la casa per moribondi, abbandonati, e viene usato il tempio della Dea Kali, che prima era occupato dai fedeli indù, e questo nuovo locale viene dedicato al cuore immacolato di Maria, cioè completamente un culto diverso, ma lì casa per moribondi, 2 corsie per amare e curare nel corpo e nello spirito 60 uomini e 60 donne. C'è gente che non ha più niente, in un ambiente di degrado, di abbandono, cioè persone aiutate a morire. Sembrerebbe una cosa inutile, e invece forse la cosa più profonda, no? Pensiamo, persone che non si sono mai sentite amate, stimate, aiutate da nessuno, che sarebbero costrette a morire come animali randagi, accolte nell'ex tempio della Dea Kali da questa donna e da queste sue prime compagne. Ecco. Dopo solo 15 anni, Madre Teresa può dire di aver accompagnato a morire con Dio oltre 30.000 persone abbandonate. Queste sono cifre, non è il sogno, la chimera, il velleitarismo, ma facciamo 30.000 persone che sono morte, diciamo, in maniera umana. Non disumana, non in maniera disperata, ma con un conforto. È poco?
Credo proprio di no, si potrebbe dire, no? Nel frattempo viene aperto una nuova casa, analoga, però per malati, questa volta non destinati alla morte, non necessariamente. E qui comincia che cosa? Distribuzione giornaliera di cibo, di soccorso, cure mediche, cioè non è che si fanno cose così campate per aria e si dimentica la concretezza. Se uno ha fame, bisogna che mangi, se uno sta male, deve essere curato. E così in questa casa si curano, si risolvono i problemi, non è che si sta a guardare e si assiste soltanto spiritualmente, spiritualità profonda, ma anche concretezza profonda. Le corsie di un ospedale, quante volte in questa nostra carrellata siamo passati nelle corsie di ospedali dove è stata data la possibilità di sorridere per quanto è possibile al malato, di sentirsi accolto, umanizzato. Madre Teresa è in qualche modo l'ultima si fa per dire da un punto di vista così del valore, no? Cioè, l'ultima perla di questa collana lunghissima, no? Di uomini e donne che hanno sentito, per esempio, il malato non vuole tante parole, il malato vuole che gli si stia accanto, che si risolva, che gli si dia da mangiare, che si pulisca il suo letto, che si aiuti a soffrire con maggiore dignità. Nel 1957 Madre Teresa apriva la prima unità di intervento mobile per lebbrosi. Fu quella una vera innovazione nel settore dei malati di lebbra. Pensate anche qui che intuizione. 1957, cioè l'idea che non potendo avere un luogo fisso dove curare i lebbrosi, si organizza una unità di intervento mobile per curare questa malattia così complessa, così anche densa di significati negativi, ma che non intacca la dignità di colui o di colei che ne è afflitto. E ancora più accanto a questa, la città della pace, una colonia, un centro di riabilitazione per lebbrosi. Si costruisce, cioè anche la Madre Teresa, che per certi aspetti potrebbe sembrare non la donna che accompagna la morte, cioè quando non conta più niente, quando sembra che tutto quello che si fa sia inutile, no! A parte che ha creato proprio realtà di profonda utilità, case, dispensari, distribuzione di cibo, di cure, soccorsi, concretezza, unità mobili, cioè. Ma poi lei ritiene che anche morire con dignità sia un gesto di grande, profonda utilità, umanità, valore. Non sorprende che la congregazione di Madre Teresa, che le suore della carità di Madre Teresa abbiano conosciuto poi uno sviluppo straordinario, no? E infatti via via Venezuela, innumerevoli viaggi, lei Madre Teresa comincia a fare, anche questa è una costante di questi uomini, di queste donne che hanno viaggiato per sostenere la loro intuizione, la loro idea, per fermentare, per dare un fermento di speranza, per far conoscere la loro iniziativa. Alla morte di Madre Teresa, 4.000 le suore, pensate, 4.000 suore già sono attive in questa nuova congregazione e quasi in 600 fondazioni di 123 paesi del mondo. Ecco, io vorrei ripeterle queste cifre, 4.000 suore, 600 fondazioni sparse in ben 123 paesi del mondo. Era partita, ricordate, da una capanna di fango, ma per arrivare anche a fare tutte queste cose, no, ci vuole una capacità organizzativa, una fede, un coraggio, una speranza, un andare contro tutte le convenzioni del mondo, ma anche una capacità di risoluzione dei problemi, altrimenti tutte queste cose qui non si fanno. Pensate che al ramo femminile si aggiunge quello dei fratelli missionari della carità, poi ancora i cooperatori laici e poi ancora l'organizzazione dei malati e sofferenti che aiutavano la missione con l'offerta a Dio dei loro dolori. Cioè, ecco, lei per esempio non ha mai disdegnato di presentarsi, conferenze, televisione, eccetera, a volte qualcuno ha anche detto, beh, eccessivamente presente, è la convinzione di queste persone, no, di poter rendersi utili anche con i mezzi del tempo, perché quello che conta è aiutare anche operativamente, anche perché omnia munda mundis, cioè tutto ciò è tutto pulito, è tutto buono per chi è buono, no? È tutto pulito per chi è pulito. Questo è un dato di fatto, insomma, ecco.
Non v'è alcun dubbio, Madre Teresa sarà anche una donna che riceverà prestigiosi riconoscimenti, basti ricordare il premio Nobel. Voglio dire, ecco, queste sono veramente delle letture significative. E si può concludere ancora con dei numeri, perché i numeri non danno adito a troppe discussioni. Allora, il processo di beatificazione si conclude il 19 ottobre 2003, Papa Giovanni Paolo può solennemente beatificare Madre Teresa in San Pietro. A quel punto, all'annuncio della sua beatificazione, siamo nel 2003, noi abbiamo circa 4.500 suore missionarie che appartengono alla sua famiglia religiosa, 697, cioè quasi 700 comunità presenti in 131 nazioni. L'avevamo lasciate, no? In 123, eccetera, quando era morto. Cioè, in pochi anni, tra la sua morte e la sua beatificazione, le missionarie erano aumentate di 500 unità, le comunità erano aumentate di 100 unità e i paesi da 123, i paesi in cui erano presenti le suore di Madre Teresa, erano diventate ben 131. Ecco, questi numeri io credo che danno il senso, la dimensione di che cosa è la santità che si fa operatività, che si fa concretezza e che diventa anche capacità imprenditoriale. Ecco perché questa camminata l'ho chiamata più di una volta la storia dei santi imprenditori, no? Ecco, la storia di santi che hanno saputo far tesoro della loro santità, ma anche trasformarla in forza di cambiamento, di operatività, tra i malati, tra i ragazzi, nelle scuole, tra i giovani, tra i disoccupati, tra gli operai, laddove c'era bisogno. Una fede che diventa opere, da San Benedetto da Norcia, attraverso tutti gli altri, fino a Madre Teresa di Calcutta.